Adesso sì, buonasera a tutti, benvenuti e grazie per essere venuti a questa serata dedicata appunto a un dibattito sui cambiamenti climatici e che cosa il nostro paese deve fare per combattere il cambiamento climatico e soprattutto per andare verso una politica di mitigazione e di resilienza. Sentiremo parlare molto in questa serata di queste parole e quindi direi di cominciare subito. Prima vorrei ringraziare Marco Affronte, europarlamentari dei Verdi Europei, per averci invitato qui e fare appunto queste riflessioni, che sono molto importanti perché il cambiamento climatico è in atto, è adesso, e lo stiamo vivendo noi, lo vivranno i nostri figli, e è una questione che riguarda tutti. In ogni gesto della nostra vita c'è qualcosa che noi possiamo fare o possiamo evitare di fare per salvaguardare il nostro pianeta. Questa mattina ho letto un tweet di una persona americana che poi è diventata virale, che diceva: beh, però se questi scienziati sono riusciti a mandare in un preciso punto di Marte così lontano e con un pianeta che è diceva a 400.000 miglia di distanza, con una velocità di rotazione così elevata, sono riusciti a mandarlo in quel punto preciso ad osservare esattamente questa cosa, penso che mi fiderò degli scienziati per quanto riguarda i cambiamenti climatici, questa questione dei cambiamenti climatici. Allora, adesso noi qui abbiamo una scienziata, si chiama Serena Giacomini, lei lavora al centro Epson, è un fisico e si occupa di atmosfera ed è anche la vedete appunto presentare tutti i giorni le previsioni del tempo per il centro Epson Meteo, si occupa di appunto di studiare l'atmosfera ed è anche molto attiva per la lotta ai cambiamenti climatici, anche presidente di un'associazione che si chiama Italian Climate Network e ci parlerà, appunto ci inquadrerà il problema dal punto di vista fisico, quindi la Terra si sta riscaldando, che cosa sta succedendo al nostro pianeta, poi farà un focus per quanto riguarda l'Europa e proprio l'Italia, e da qui partiremo per affrontare questo problema. Serena. Mi sentite? Sì, direi di sì. Grazie a Claudia per la presentazione, la moderazione di questo importante evento e grazie anche per l'invito. Per me è importante essere qui perché è importante parlare e affrontare questo problema innanzitutto dal punto di vista scientifico e poi anche in termini di azioni, di che cos'è che dobbiamo e possiamo fare. Il mio compito è un po' infausto nella giornata di oggi perché il titolo di questo evento è giusto che sia, io penso, positivo. Ovviamente vi farò vedere alcuni dati che sono un po' allarmanti. Ho deciso di dare il titolo a questa presentazione che vedete alle mie spalle, Il futuro è adesso, perché forse è giunto il momento di far capire che il problema del cambiamento climatico non è un problema che andremo ad affrontare nel futuro. Il problema del cambiamento climatico è un problema assolutamente attuale. Allora, per dimostrarvi questa cosa, io ho deciso di fare una presentazione in cui non vi mostrerò gli scenari futuri, cioè i problemi a cui andremo incontro nei prossimi anni, ma vi mostrerò essenzialmente i dati registrati, quindi non delle previsioni modellistiche fisico-matematiche, bensì dei dati registrati nel mondo, ma soprattutto facendo un focus sull'Europa e sull'Italia. Cominciamo subito e velocemente perché sono tante le cose che vi vorrei mostrare, a partire dal global warming anche sull'area mediterranea in Italia, il ritiro dei ghiacciai, l'innalzamento del mare, l'erosione delle coste, eventi estremi, dissesto idrogeologico, siccità e desertificazione. Quindi invito Claudia, come ci eravamo dette, quando mancheranno 4 minuti, a tirarmi le orecchie in maniera tale da darmi diciamo la possibilità di andare al punto qualora fossi troppo lunga. Vedete due video, probabilmente, dato che siete persone interessate evidentemente a questo problema, dato che siete qua, il video che vedete riguardante il globo mostra le anomalie di temperatura, quindi sono anomalie di temperatura superficiale globale. Vedete come in generale si tende all'arancione e al rosso, non in maniera omogenea.
Quindi l'atmosfera si sta scaldando, non in ugual misura. Sicuramente potete notare come l'Artico, il Polo Nord, sia la regione più sensibile. Potete anche notare, adesso purtroppo va in loop, quindi, ma nell'ultima immagine, quella con i colori più accesi, potete notare come ci siano anche delle aree, per esempio, in azzurro, vuol dire anomalie negative. In realtà, anche in quel caso, è colpa del cambiamento climatico, del global warming, perché è un fenomeno estremamente complesso, da anche vita, il global warming dà anche vita a dei fenomeni che vengono definiti di feedback, per cui il riscaldamento globale con la fusione dei ghiacci anche in Antartide fa sì che ci sia un raffreddamento dell'acqua in alcune zone intorno al polo sud. A fianco invece vedete un'immagine, questa spirale, che mostra come ci si stia sempre più avvicinando all'1.5 di riscaldamento globale, mano a mano che ci avviciniamo appunto all'anno 2018. 1.5 e 2 gradi sono due diciamo step che, di cui si sta discutendo moltissimo, perché poche settimane fa è stato pubblicato uno special report dell'IPCC che ha descritto come le conseguenze del cambiamento climatico aumenteranno esponenzialmente per ogni decimo di grado di temperatura in più di global warming. Bisognerà cercare di stare al di sotto del grado e mezzo di innalzamento della temperatura superficiale terrestre. Arrivare a 2 gradi significherà doversi adattare a delle conseguenze e degli effetti sicuramente estremamente difficili da sopportare. Partendo dal global warming, vediamo come i dati registrati mostrano una tendenza estremamente positiva e un'accelerazione negli ultimi anni. Ormai possiamo dire che siamo arrivati a un riscaldamento, a un'anomalia positiva pari a 1 grado, quindi siamo già a 1 grado di temperatura in più. Eccolo qua, lo vedete più chiaramente in questa slide: dal 1880 la temperatura globale è aumentata di circa 1 grado, di cui 0.6 dagli anni 80. Quindi questo è quello che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto negli ultimi decenni. E qua vi ho messo una classifica molto chiara della NOAA, la National Oceanic and Atmospheric Administration, che mostra come tra i 10 anni più caldi, 9 siano successivi agli anni 2000. Questa è la dimostrazione di come negli ultimi anni questo fenomeno di riscaldamento si stia accelerando in maniera assolutamente preoccupante. Qual è la causa? Si parla dei gas serra, CO2 in maniera rappresentativa, ovviamente la CO2, quindi l'anidride carbonica, non è l'unico gas serra, c'è per esempio il metano, che tra l'altro ha un potere di reazione con la radiazione solare estremamente forte. In ogni caso, in generale si tende a parlare di anidride carbonica o CO2 equivalente, proprio per dare, diciamo, in maniera più omogenea un'idea degli effetti di questo genere di gas che va a riscaldare, che tende a riscaldare l'atmosfera. Si dicono che ha un'azione radioattiva, un effetto, un forcing radioattivo positivo. Abbiamo superato i 400 ppm, ppm sta per parti per milione. Quindi 400 parti per milione potrebbe sembrare un numero piccolo, in realtà queste molecole, diciamo, che riescono a fare molto bene questo sporco lavoro di riscaldamento dell'atmosfera. Abbiamo un più 145% rispetto al periodo preindustriale. Considerate che un decennio fa parlare di 350 ppm sembrava già, diciamo, un numero mostruoso, ma purtroppo stiamo veramente accelerando in maniera scellerata e preoccupante. E vedete comunque a lato anche il tasso d'aumento negli ultimi 20 anni, pari a più 2.11 ppm l'anno. Questo è un po' quello che vi mostra l'andamento della CO2. Allora, vedete che c'è un picco finale, ok? Vi posso dare un dato rappresentativo: com'è stata la CO2, la concentrazione di CO2? Per esempio, quando si parla di cambiamento climatico, tante volte chi ha una posizione negazionista, che va quindi contro l'intera comunità scientifica, quindi chi ha una posizione negazionista e dice che il cambiamento climatico non ha origini antropiche bensì naturali, una delle frasi che usa più spesso è: ma il clima della Terra è sempre cambiato. Benissimo, allora facciamo un'analisi a ritroso. Cos'è che dice l'analisi a ritroso, per esempio, riguardo le concentrazioni di anidride carbonica? Occorre tornare indietro di 3 milioni di anni per trovare una comparabile concentrazione di CO2. 3 milioni di anni eravamo nel Pliocene.
c'erano gli Australopithecus, vuol dire che non c'è mai stato un Homo sapiens o sapiens sapiens che ha vissuto con simili concentrazioni di CO2. Quindi già questo è qualcosa che può far rispondere, se vi capiterà in futuro qualcuno che vi dirà ma il clima della Terra è sempre cambiato, potreste dire che l'uomo non ha mai respirato tanta CO2 nella sua vita, ok? Non ha mai vissuto la sua vita in simili condizioni. In più, quello che è preoccupante non è il fatto che il clima cambi, è il ritmo con cui il clima cambia. È quella la preoccupazione. La Terra ha un proprio respiro, ha un proprio ciclo di vita. Noi stiamo alterando questo ciclo di vita. Che cosa significa? Che poi degli equilibri vanno a soffrirne. Nostri stessi equilibri, equilibri ecosistemici che quindi vanno a riguardare anche in generale la fauna. Andiamo avanti, questa vabbè è una grafica che vi faccio vedere così a livello rappresentativo, quali sono le principali fonti, ovviamente i combustibili fossili e l'utilizzo del suolo, quali sono i pozzi, quindi cos'è che assorbe la CO2, l'oceano, le superfici soprattutto boschive e forestali e l'atmosfera, circa metà delle emissioni di CO2 rimane in atmosfera. Dal 1750 l'uomo ha emesso 2000 gigatonnellate di CO2, di cui quasi la metà solo negli ultimi 40 anni. Entriamo un po' nello specifico, non parliamo più di globo, parliamo di Europa. Quindi l'Europa con che tasso sta aumentando la propria temperatura? Com'è che sta subendo il global warming? In Europa l'Europa si sta scaldando di più rispetto alla media del riscaldamento a livello globale, circa 1,3 gradi in più, di cui 0,6 dagli anni 2000. In generale in Italia ancora di più, di poco, però nell'ultimo decennio per esempio il ratio di riscaldamento è di 0,47. Vedete che in generale l'Italia si sta scaldando a una velocità superiore rispetto a quella con cui si sta scaldando l'Europa e anche il globo. L'Italia si trova in uno di quelli che vengono definiti dalla comunità scientifica hotspot, un po' anche perché le caratteristiche del Mediterraneo, che è un mare chiuso, fanno sì che il Mediterraneo sia estremamente sensibile a questo cambiamento di clima. Volendo analizzare velocemente come stanno cambiando le nostre stagioni, vedete la velocità di riscaldamento, facciamo una nota sulla primavera, con uno 0,3 di riscaldamento per decennio e sull'estate 0,44, in generale l'estate inizia prima e l'estate è più calda, questo vogliono dire questi dati. L'Italia si sta scaldando dagli anni 60-70, ok, di 1,5. Le estati sono più calde, 2 gradi in più calde rispetto agli anni 60-70, il 26% meno piovose e in generale l'estate finisce molto più tardi, circa 2-3 settimane più tardi. Questi sono i dati che mostrano in generale come stanno cambiando i nostri giorni estivi. Le notti tropicali aumentano di numero, sono quelle in cui la temperatura anche di notte non riesce a scendere al di sotto dei 20 gradi e i giorni estivi con temperature superiori ai 25 gradi stanno cambiando e aumentando di numero. Nel frattempo diminuiscono le precipitazioni. Io sto andando molto veloce perché giustamente Claudia mi sta già, però ovviamente poi per tutti coloro che sono interessati sono disponibile a mettere diciamo a disposizione questi dati. Abbiamo meno precipitazione, un meno 15% dagli anni 60-70, pari a 35 miliardi di metri cubi di acqua in meno, equivalente al volume del Lago Maggiore. Passiamo adesso invece al ritiro dei ghiacciai a livello globale. In generale è un problema enorme quello del ritiro dei ghiacci, perché va a destabilizzare un equilibrio ecosistemico estremamente importante. Tra l'altro ovviamente lo scioglimento dei ghiacci poi determina anche l'innalzamento dei mari. Abbiamo perso dagli anni 50 14 metri di spessore in generale. In Antartide vedete l'andamento, in generale l'Antartide è un continente diciamo protetto dal fatto che è lontano dagli altri continenti e la circolazione anche atmosferica è chiusa intorno all'Antartide. Purtroppo nell'ultimo decennio comunque si è vista una decrescita anche per quanto riguarda la presenza di ghiaccio in Antartide, e la Groenlandia invece è estremamente più sensibile. Vedete questo ghiacciaio, un ghiacciaio Monte Bondone, un ghiacciaio italiano, vedete da voi la differenza dal 1929 al 2015. Direi che ormai questo povero ghiacciaio sta
veramente tirando diciamo gli ultimi respiri. Aumento della temperatura media e diminuzione delle precipitazioni sicuramente è un problema per quanto riguarda la vita dei ghiacciai. Negli ultimi 80 anni i ghiacciai alpini si sono ritirati di più di 500 metri. Dagli anni 60 la superficie dei ghiacciai italiani si è ridotta del 30%, la temperatura del permafrost è aumentata, il permafrost è in pratica roccia con ghiaccio, il fatto che aumenti la temperatura va a ledere la stabilità, la solidità dei versanti rocciosi con conseguenti frane, alterazione delle specie vegetali e animali, espansione verso quote più alte di parassiti e malattie. Magari a qualcuno di voi è capitato di avere a che fare con le zanzare andando in montagna quando magari un paio di decenni fa questo problema non c'era. Conseguenza dello scioglimento dei ghiacciai, non quelli dell'Artico che galleggiano in acqua, ma i ghiacciai quelli su continentali, è l'innalzamento dei mari. Questo è l'innalzamento anno per quanto riguarda a livello globale. Purtroppo ovviamente affetta anche l'Europa. Solo in questo caso vi farò vedere uno scenario per i prossimi decenni, con un innalzamento che potrebbe riguardare l'Italia anche di 30-40 centimetri. Potrebbe sembrarvi poco, in realtà non è così. L'innalzamento dei mari fa sì che le nostre coste siano estremamente più vulnerabili, e tra l'altro noi di coste ne abbiamo tante, 7.400 km di costa, di cui 4.800 km sono coste basse, 70% costituite da spiagge che sono estremamente vulnerabili. L'innalzamento del livello del mare e l'estremizzazione dei fenomeni meteorologici in prossimità dei litorali accentua moltissimo l'erosione delle coste, tant'è che i numeri parlano da sé, con un 47% delle coste basse che ha subito modifiche superiori a 25 metri con prevalenza di arretramento dal 1950 al 1999, successivamente questo arretramento è addirittura aumentato in velocità. Purtroppo viviamo in un paese con un problema di dissesto idrogeologico molto elevato, con un 91% dei comuni che si trova in zone pericolose, 3 milioni di nuclei familiari, che vuol dire 7 milioni di persone italiane, cittadini italiani, che risiedono in zone ad alta vulnerabilità. In Europa siamo il paese con più frane censite, 750.000 in Europa, 620.000 sono nostre. E quindi capite che anche a livello territoriale, quindi ormai siamo passati dall'atmosfera al territorio, è assolutamente necessario fare qualcosa. Perché è necessario fare qualcosa? Perché dal cielo cade qualcosa in più, quindi piogge che possono essere alluvionali. Dei 75 eventi alluvionali accaduti in Italia nell'ultimo secolo, 35 si sono manifestati negli ultimi 20 anni. La tendenza degli eventi, della frequenza degli eventi meteo estremi, sta crescendo drasticamente, 400% per quanto riguarda, a partire dal 1980, le alluvioni e le precipitazioni intense. Si è raddoppiato per quanto riguarda invece fenomeni come temperature estreme, ondate di caldo, freddo e siccità. Anche le tempeste di vario genere sono raddoppiate in termini di frequenza. Come sono le piogge di adesso in Italia? In generale piove meno, ma quando piove, piove più forte. E dunque si è proprio analizzato, adesso non ho messo i grafici perché erano complessi, ma analizzando le serie annuali si è visto proprio un aumentare in frequenza di fenomeni precipitativi definibili come estremi, a carattere di nubifragio, che poi vanno in determinati territori a causare le alluvioni di cui vedete parlare spesso e volentieri, purtroppo, nei telegiornali. Il mar Mediterraneo si sta scaldando, e questo non fa altro che dare più forza e vivacità alle perturbazioni. Avete visto i tornado che si sono scatenati negli ultimi giorni, nonché anche la tempesta che ricorderemo per sempre di fine ottobre. Ebbene, un mare più caldo è un mare che in generale, quando arriva una perturbazione, una perturbazione tendenzialmente tende a acquisire molta intensità. Voglio andare velocemente alla fine. Questa è in generale semplicemente mostra come anche i periodi di siccità stiano aumentando, e per questo andiamo incontro a problemi anche di desertificazione in alcune regioni italiane. Voglio velocemente farvi vedere questo grafico. Questo invece parla del futuro. Parla del futuro e parla di come noi dovremmo reagire in termini di mitigazione, quindi di riduzione delle emissioni, per stare al di sotto dei 2 gradi. Che cosa dovremmo fare?
dovremmo arrivare a uno zero emissioni intorno al 2070 e ridurre drasticamente queste emissioni. Quello che vedete in arancione sono gli impegni che in questo momento coloro che hanno siglato l'accordo di Parigi stanno prendendo. Vedete che questi impegni non bastano. Bisogna aumentare nettamente questi impegni e se ne parlerà anche nella prossima COP. Se volessimo invece stare intorno al di sotto di 1.5, dovremmo aumentare questi impegni ancora di più e arrivare a uno zero emissioni entro il 2050. Servono impegni a tutti i livelli, a partire dalla comunità internazionale, impegni a livello statale, impegni a livello regionale di comuni, impegni da parte di aziende e investitori, impegni da parte di organizzazioni della società civile e anche impegni da parte di tutti noi, perché è importantissimo essere consapevoli, comportarsi in base a quello che la consapevolezza ci dice, saper scegliere anche i politici e chiedere che questi impegni vengano portati avanti con forza e, e con molta determinazione. Grazie. Okay. Grazie, grazie Serena. Ci sono domande? Esatto, i dati mettono davvero, davvero. Vorrei aggiungere una cosa. La comunità scientifica dice che dal punto di vista chimico e fisico, quello che vi ho fatto vedere si può fare. Non è che lo sto dicendo io perché vivo. La comunità scientifica dice che si può fare, bisogna volerlo. È la volontà politica che. Esatto. Siamo qua anche per. Io, ovviamente, dal punto di vista scientifico, per portare questi dati e per far capire effettivamente che cosa sta succedendo oggi e non nel futuro. Occorre parlare di cambiamento climatico oggi per dare la percezione che il problema esiste adesso, perché non siamo capaci mentalmente di impegnarci per le future generazioni, purtroppo. Bisogna iniziare a parlarne e a richiedere con forza un impegno in questa direzione. Sì, già siamo forse. Forse già avremmo dovuto cominciare con più decisione e senza perdere molti anni a pensare se questo problema era o non era un problema e quanta la colpa, tra virgolette, dell'uomo, comunque la responsabilità umana fosse importante. È importante, lo abbiamo visto proprio con la consapevolezza dei numeri e della scienza. Quindi grazie Serena per il tuo contributo. Grazie a voi. Il prossimo relatore si chiama Luigi Ferrata e è qui come rappresentante, sì, prego, ASVIS, che è un'alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile. Dunque, come ci ha fatto vedere Serena nella sua ultima slide, ci vuole l'impegno di tutti. Questa piattaforma è nata proprio nel 2015 dalla società civile, come voce della società civile, per far conoscere di più, perché davvero ce n'è bisogno, il tema della sostenibilità. E allora lui ci presenterà cosa l'Italia deve e dovrà fare per raggiungere gli obiettivi dell'agenda ONU 2030. Prego. Allora, grazie a tutti dell'invito. E, certo che mettersi a parlare dopo aver visto questi dati, questa ventata di ottimismo, risulta difficile. No, è evidente che questi dati sono conosciuti, le organizzazioni internazionali sono ben consapevoli del modello di sviluppo che stiamo perseguendo e che il modello di sviluppo, sulla base dei dati che abbiamo visto, è insostenibile. Penso che sappiate tutti, conosciate tutti il concetto di Overshoot Day, che è il giorno durante l'anno in cui vengono consumate tutte le risorse che vengono prodotte dal pianeta durante l'anno. Siamo arrivati al 1 agosto quest'anno. Calcolate che fino a qualche anno fa questa data era spostata in autunno. Il fatto che continui a arretrare significa che fino al 1 di agosto consumiamo le risorse prodotte annualmente e dopo il problema sarà delle nuove generazioni. E da questo punto di vista mi viene in mente quello che dice De Gasperi sul concetto di politico e il concetto di statista.
il politico è quello che pensa alle nuove generazioni, mentre lo statista, alle prossime elezioni, mentre lo statista è quello che pensa alle nuove generazioni. E le nuove generazioni sono la base su cui è stata costruita l'agenda 2030 dello sviluppo sostenibile, su cui volevo fare qualche riflessione con voi. È un cambio di passo da parte delle Nazioni Unite, è stata approvata da 193 paesi che appunto hanno deciso di sviluppare una risoluzione che includesse 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, che in pratica vanno ad occupare e a comprendere ogni aspetto, ogni comportamento della vita umana. Ci sono due principi fondamentali e da questo punto di vista ci tengo a sottolinearli perché vanno in linea con quello che veniva detto prima. Sono problemi globali e pertanto questi obiettivi devono rispettare il principio che nessun paese deve rimanere indietro, e quindi è un cambio di paradigma, perché non si può dire davanti a queste sfide globali ognuno pensa a sé. E l'altro problema è che non si può perseguire nessun obiettivo in maniera precipua rispetto a un altro, cioè tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile, poi dopo li vedremo, sono estremamente concatenati e quindi vanno perseguiti insieme. E poi l'ultimo punto, che secondo me è importante, è che ci vuole un coinvolgimento di tutte le componenti della società civile, esattamente quanto veniva detto prima. Non è soltanto il cambio di passo, non sta in capo solo alla politica, solo ai governi, ma tutto il mondo, tutta la società, le imprese, il settore pubblico, il mondo accademico, i ricercatori, gli scienziati devono dare il loro contributo. Questi sono gli obiettivi, è una sfida senza precedenti, viene analizzato lo sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista ambientale, le tre dimensioni dello sviluppo. C'è dentro tutto, ci sono 169 target che sono, diciamo, gli obiettivi di secondo livello, quelli che devono essere seguiti come quelli che i governi, i policy maker devono seguire come sottobiettivo, e poi il punto chiave è la misurazione. Dove siamo, dove si sta andando per raggiungere questi obiettivi, e qui c'è uno sforzo dal punto di vista statistico senza precedenti, perché sono stati sviluppati degli indicatori, questi 240 e più indicatori, che danno un'idea in modo da poter fare una valutazione. Due parole su ASVIS. L'ASVIS, come piattaforma della società civile, nasce in conseguenza del voto a New York, e qui una riflessione che volevo condividere con voi è una riflessione personale. La votazione che è stata fatta a New York è stata recepita con una legge italiana che si chiama il collegato ambientale alla manovra di bilancio del 2016, in cui in sostanza veniva delegato il Ministero dell'Ambiente a scrivere la strategia di sviluppo sostenibile, cioè quello che il governo italiano voleva fare per raggiungere gli obiettivi. Il fatto che, e questa è una valutazione personale appunto, il fatto che la delega fosse data al Ministero dell'Ambiente, a mio avviso, implica il fatto che probabilmente il legislatore italiano non avesse ben chiaro cosa fosse lo sviluppo sostenibile, perché l'ambiente è uno dei componenti dell'agenda 2030, ma è uno all'interno, ci sono degli obiettivi che con l'ambiente non hanno nulla a che fare. Se parlo di uguaglianza di genere, con l'ambiente non c'entra nulla. Il Ministero dell'Ambiente, in ogni caso, gli va riconosciuto, ha fatto un lavoro egregio nel predisporre questa strategia, soprattutto perché non aveva tante competenze, punto uno, e non aveva una forza politica, e anche questo è un tema importante. Il tema della forza politica è un tema fondamentale. E su questo magari alla fine faccio qualche ulteriore riflessione. È stata approvata, e quindi come reazione la società civile, in particolar modo Enrico Giovannini, che è il portavoce dell'ASVIS, Tor Vergata e la Fondazione Unipolis, hanno costituito questa associazione che, diciamo, è un unicum, direi, a livello mondiale. Raggruppiamo oltre 300 organizzazioni che fanno parte dell'ASVIS, con delle competenze specifiche sui singoli goal. E quello che secondo me è importante, che le competenze permettono di sensibilizzare il policy maker e l'opinione pubblica sui singoli obiettivi.
c'è il gruppo 1 che è dedicato all'obiettivo 1, il gruppo 2 dedicato all'obiettivo 2 e così via. Abbiamo delle forti competenze, possiamo mettere a disposizione il legislatore. Ci sono circa oltre 350 esperti ed è governata da una struttura molto snella, con un segretariato di cui faccio parte. Ecco, alcuni dei nostri associati siamo estremamente trasversali, mettiamo insieme dal diavolo all'acqua santa, dai sindacati, a seconda delle vostre idee politiche e di visione del mondo, dal diavolo all'acqua santa, da Confindustria ai sindacati, perché è importantissima di essere estremamente presenti e coinvolgere in maniera non ideologica tutte le componenti della società italiana. Dico non ideologica, ma politica, perché le decisioni sono politiche. Andiamo al goal 13, che è quello che riguarda la lotta al cambiamento climatico, che è un po' l'oggetto principale di questa chiacchierata. È un goal decisamente molto importante e questi sono i target di riferimento che fanno parte del goal. È stato espresso, è stato sottolineato e verrà sottolineato, immagino, anche nel proseguo di questa chiacchierata, l'importanza del rafforzamento della resilienza, della capacità di adattamento ai rischi. Quando si parla, come è stato accennato prima, quello che è successo in Italia, quello che succede in Italia in termini di rischio idrogeologico, capiamo quanto lavoro c'è da fare. E da questo punto di vista l'importanza di integrare nelle politiche, nelle strategie, nei piani nazionali il contrasto al cambiamento climatico. L'ASVIS si preoccupa per l'appunto di sensibilizzare e di cercare di coinvolgere il più possibile il decisore politico. E poi ecco, questo è un target che mi sta estremamente a cuore, per quando si parla di sensibilizzazione, la capacità umana e istituzionale riguardo ai cambiamenti climatici. Quando vediamo che in Italia la legge sul consumo del suolo è ancora di là da venire, quando vediamo che c'è un abusivismo edilizio dilagante, capiamo quanto questi target siano estremamente attuali e quanto debba essere fatto uno sforzo senza precedenti. Questi primi tre target, diciamo che hanno una caratteristica prettamente nazionale, cioè sono applicabili in particolare sul caso italiano. Questi ultimi due invece danno idea della dimensione internazionale dell'Agenda 2030. C'è un forte commitment per essere pervasivi a livello internazionale, perché qui c'è un coinvolgimento per quanto riguarda il Green Climate Fund, a cui l'Italia ha aderito, mi sembra che si sia impegnata a finanziarlo con 250 milioni di dollari, ad oggi ne abbiamo donati 150 per appunto mitigare il cambiamento climatico. E l'ultimo è il tema della partnership verso i paesi in via di sviluppo, che costituiscono una caratteristica importantissima dell'Agenda 2030. Come dicevo prima, nessun paese deve essere lasciato indietro. E sappiamo bene che i paesi in via di sviluppo sono quelli in cui la coscienza ambientale è meno forte e stanno finanziando lo sviluppo, banalizzo, con le emissioni. Però il tema della lotta al cambiamento climatico non è un tema che riguarda soltanto il goal 16, il goal 13. Il clima è uno dei concetti che riguarda quasi tutti gli altri obiettivi. Perché se noi guardiamo il tema della povertà, che è il goal principale, è un tema da cui sappiamo l'impatto del clima. Se non viene contrastato il cambiamento climatico, l'impatto del clima sulla povertà, se pensiamo alle grandi alluvioni, alle grandi catastrofi naturali, che impatto tremendo hanno sulla povertà? La fame. Quando si parla di agricoltura sostenibile, di agricoltura resiliente, il clima è lì e deve essere gestito. E allo stesso modo si parla di salute, di acqua. Anche qui il clima gioca un ruolo fondamentale. L'energia pulita, che è il goal 7. Che tipo di energia vogliamo? Che tipo di modello energetico vogliamo? Sappiamo che il gas gioca ancora un ruolo,
Questo ruolo deve essere incanalato comunque verso un modello di sviluppo sostenibile e di riduzione delle emissioni. La crescita sostenibile, questo è un goal fondamentale. Purtroppo nel mondo, non è soltanto italiano, non si è riusciti ancora a disaccoppiare la crescita dall'impatto ambientale negativo di cui le emissioni giocano una grande parte. Bisognerebbe riuscire a incanalarsi su un percorso virtuoso riuscendo a disaccoppiare crescita e impatto ambientale. Le infrastrutture, e anche qui mi riferisco in particolar modo alle industrie, che sono tra le maggiori responsabili di emissioni, le città sostenibili, pensiamo in termini di inquinamento, il riscaldamento, che ruolo possa giocare. Non mi dilungo sul goal 14 e sul goal 15, ma due parole sul goal 17, la partnership per obiettivi, come dicevo prima, riferito soprattutto ai paesi in via di sviluppo. L'Italia, secondo gli obiettivi che si è data, dovrebbe donare lo 0,7% del reddito nazionale lordo alla cooperazione allo sviluppo. Ad oggi siamo allo 0,29%. E tra l'altro questo 0,29% a ben vedere è usato principalmente per la gestione dei migranti. Dovrebbe avere un altro fine. Ma guardiamo come è stato, ecco tra l'altro i dati che uso questo, faccio un po' di pubblicità visto che è tempo di presentazione dei libri di Natale, questo è il rapporto di ASVIS, potete scaricarlo ed è gratuito ed è lo stato dell'arte sulla sostenibilità in Italia. Abbiamo preso come dal punto di vista statistico come anno base il 2010, dandogli un valore 100, e abbiamo provato a misurare rispetto a quest'anno come siamo andati in termini di emissioni, che è stato l'indicatore che è stato scelto. Vedete che è estremamente positivo perché si sono ridotte del 20% tra il 95 e il 2015. Però anche qui, se il dato va analizzato in maniera corretta, questa riduzione delle emissioni è dovuta principalmente a una crisi economica che c'è stata e che ha fatto sì che le industrie comprassero meno gas. È esattamente questo, e non c'è stato invece quel cambio di passo dal punto di vista tecnologico che sarebbe stato auspicabile e necessario. E infatti, se vedete, negli ultimi anni, con la leggera ripresa che c'è stata, il dato è in una fase di decrescita. Alcune indicazioni, alcune sono state già accennate, appunto gli accordi di Parigi hanno rappresentato un punto importante, non mi dilungo sul tema dell'aumento della temperatura, il picco delle emissioni dovrebbe essere al 2020 e arrivare alla carbon neutrality nel 2050. È stato accennato prima il ruolo delle rinnovabili, lo sappiamo quanto può essere importante, e da questo punto di vista è stato accennato prima il ruolo della finanza. Ecco, la finanza è pronta a investire. Il capo mondiale di BlackRock, che è uno dei più grandi investitori al mondo, vuole investire in progetti sostenibili. E questa è gente che movimenta migliaia di miliardi di dollari. E soltanto quest'anno, adesso abbiamo visto la difficoltà a collocare alcuni titoli del debito italiano negli scorsi giorni, ecco, i green bond ammonteranno a 300 miliardi di dollari. La finanza è pronta. Il governo italiano deve implementare la SEN. Durante la campagna elettorale di SEN, di strategia energetica nazionale, in pratica non si è parlato. Bisogna eliminare la generazione elettrica a carbone. Il piano clima energia deve essere adottato, la riforma degli incentivi alle rinnovabili. Sono temi che io sono contento che ci sono qui alcuni parlamentari. Sappiamo che l'industria deve essere aiutata, la carbon tax, ci sono degli emendamenti ci sono degli emendamenti alla legge di bilancio che ovviamente verranno bocciati se verranno esaminati perché di questi tempi, in modo da promuovere soluzioni carbon a basso contenuto di carbonio, eliminando gli incentivi alle fonti fossili. Noi lo sapete che incentiviamo le fonti fossili, ecco. E poi da ultimo il fortissimo coinvolgimento dei territori, manca un'agenda urbana dello sviluppo sostenibile.
una strategia urbana dello sviluppo sostenibile, perché le decisioni che prendono le amministrazioni locali sono quelle che hanno maggiore impatto e sono quelle più vicine ai comportamenti delle persone. Chiudo con due riflessioni dal punto di vista politico. Allora, la prima l'ho accennata all'inizio. È stata fatta questa strategia di sviluppo sostenibile. Noi come ASVIS ci siamo battuti perché fosse avvocata la presidenza del Consiglio e siamo riusciti. Adesso la presidenza del Consiglio ha la competenza sulla strategia dello sviluppo sostenibile. È stata emanata una direttiva. La strategia che ha istituito una commissione sulla strategia di sviluppo sostenibile, la commissione non si è mai riunita, è lettera morta, il 2030 e domani mattina non si sa a che punto sia. Ci vuole un'indicazione politica forte e secondo me dovrebbe essere nominato una buona volta un sottosegretario con una delega specifica, un sottosegretario alla presidenza del Consiglio con una delega specifica allo sviluppo del Consiglio, allo sviluppo sostenibile, in modo che senza dare un giudizio di politico, un giudizio di valore, ma pensate se ci fosse Giorgetti come uomo forte del governo, una figura così che avesse una delega allo sviluppo sostenibile, o per un governo precedente un Gianni Letta, sono figure politiche forti che possono imporre una volontà politica ai ministeri, cioè, perché sennò non se ne esce. Ecco, vi ringrazio con questo messaggio di ottimismo. Grazie. Se ci sono delle domande velocissime, c'è una domanda velocissima. Prego. C'era un'altra persona che aveva alzato la mano. Dietro? No? No, allora prego. Grazie, prego. Sì, no, grazie per la domanda. Grazie, prego. Sì, no, grazie per la domanda. No, grazie per la domanda. In effetti no, lei ha centrato dei temi che io per la brevità dell'intervento non ho potuto approfondire. Ovviamente il tema dell'efficienza, allora non l'ho sottolineato abbastanza, il tema del risparmio energetico è estremamente presente nell'agenda 2030 e tra l'altro da questo punto di vista l'Italia dovrebbe fare molto molto di più e si collega anche all'obiettivo 12 che è quello sull'economia circolare, in cui il risparmio e l'efficienza energetica è una componente importantissima. Sono d'accordo con lei su quando parla dell'impatto negativo dell'utilizzo eccessivo dei pannelli che hanno degli impatti negativi sul territorio. La nostra perplessità è sulla generazione elettrica a carbone. Io quando ho parlato ho detto che il gas comunque è una componente ancora importante finché non si arriverà a una perfetta sostituibilità con le rinnovabili. Sì. Magari potete continuare dopo. Okay. E poi come ultima cosa, per quanto riguarda l'agricoltura, è ovvio, lei faceva riferimento a un tipo di agricoltura che è insostenibile, che è l'agricoltura che è responsabile di un fortissimo aumento delle emissioni. Tra gli obiettivi dell'agenda c'è l'idea di adottare degli approcci di agricoltura resiliente e sostenibile, che quindi va proprio nella direzione a cui lei faceva riferimento.
Grazie, grazie. Allora, volevo chiamare Giulio Marcon che ci farà la successiva presentazione e appunto ci parlerà di una controfinanziaria. Lui è coordinatore della campagna Sbilanciamoci ed è... adesso sì, magari dopo, grazie, grazie. Appunto, Giulio Marcon, coordinatore della campagna Sbilanciamoci, ci parlerà di questa controfinanziaria e della necessità di spostare capitoli di spesa dello Stato verso l'ambiente, verso la cultura, verso la pace. Grazie, buonasera a tutti, grazie dell'invito, vi ruberò solamente pochissimi minuti. La campagna Sbilanciamoci è nata nel 1999, abbiamo fatto quest'anno, ieri, abbiamo presentato il 20° rapporto della campagna, che è una sorta, come veniva ricordato, di controfinanziaria, cioè di legge di bilancio diversa, alternativa rispetto a quella che viene presentata ogni anno in Parlamento e che, diciamo, trova molte, diciamo, osservazioni, anche critiche e anche proposte appunto diverse delle associazioni che fanno parte di Sbilanciamoci. Sono 45 associazioni quelle che fanno parte di Sbilanciamoci, alcune sono organizzazioni ambientaliste, tra cui il WWF e la Lega Ambiente, che ogni anno preparano le proposte specifiche. Il rapporto non ho portato copie per non, diciamo, per non inquinare con la carta, quindi, diciamo, potete scaricarlo da sbilanciamoci.org, dove troverete il rapporto e anche le proposte specifiche sui temi dei cambiamenti climatici e sui temi ambientali. Noi abbiamo ieri presentato questo rapporto, abbiamo sottolineato come ci sia un problema enorme in Italia di trasparenza e di metodo rispetto alla presentazione di documenti che riguardano la legge di bilancio. Quest'anno la nota di aggiornamento del DEF è arrivata con 8 giorni di ritardo, la legge di bilancio è stata depositata in Parlamento 11 giorni dopo i termini di legge, e se pensiamo ai due provvedimenti principali contenuti nella legge di bilancio abbiamo problemi di trasparenza enorme, perché sia su quota 100 sia sul reddito di cittadinanza abbiamo solamente le poste finanziarie, ma non sappiamo come funzioneranno effettivamente. Tra l'altro è ancora in corso d'opera l'elaborazione della legge di bilancio, ancora c'è una, come sappiamo, un negoziato, una trattativa con la Commissione Europea, ma c'è soprattutto un negoziato dentro la maggioranza di governo rispetto alle scelte che vengono fatte. Quindi è chiaro che una legge di bilancio così fatta, in modo anche abbastanza opaco, è, come so dire, oggetto di una critica, diciamo, iniziale della campagna Sbilanciamoci, che è quella appunto della impossibilità di intervenire con i tempi necessari per fare le proposte, per fare le nostre osservazioni critiche. Noi presentiamo quest'anno 101 proposte, quindi le troverete sul sito. Abbiamo fatto una manovra di bilancio vera e propria che è più o meno equivale a quella che il governo ha presentato dal punto di vista, diciamo, dell'ammontare delle poste finanziarie, 38 miliardi e mezzo. Pensiamo di trovare dei soldi in alcuni modi, di spenderli in altri, che sono, diciamo, modi radicalmente diversi da quelli che il governo c'ha in qualche modo prosso, senza fare deficit, senza, diciamo, aumentare l'indebitamento, senza aumentare il rapporto deficit-PIL. Anche noi abbiamo la nostra spending review, e per noi la spending review è la riduzione delle spese militari, il blocco dei cacciabombardieri F-35, naturalmente l'intervento sui sussidi ambientalmente dannosi, che sappiamo equivalgono a circa 16 miliardi di euro, e tanto altro, e ci sono una serie di misure che troverete. E poi proponiamo una giustizia fiscale che ovviamente va in direzione opposta a quella che anche il governo in qualche modo ci consegna con la flat tax e con una serie di piccoli condoni, perché è vero che è stato tolto di mezzo, diciamo, il maxi condono, però ci sono tanti piccoli condoni anche nella legge di bilancio e nei provvedimenti collegati alla legge di bilancio, sappiamo la vicenda di Ischia, del condono Ischia, e quindi una serie di misure che vanno a colpire sostanzialmente quella ricchezza che non è mai stata colpita. Faccio solamente due esempi. Il primo esempio è quello della Tobin Tax rispetto ai movimenti, alle speculazioni finanziarie, ai movimenti di capitale. Che noi abbiamo una vecchia legge fatta addirittura da Monti, che è una legge all'acqua di rose, si può dire, cioè con interventi molto limitati, molto modesti, che non intervengono nella,
nell'ingranaggio della formazione appunto dei guadagni derivanti dalle speculazioni finanziarie. Sappiamo che il problema è un problema europeo innanzitutto, quindi non solo del nostro paese, ma il nostro paese potrebbe fare molto di più dentro questa cornice anche da solo. E poi c'è l'altro aspetto che riguarda la cosiddetta web tax o digital tax, che riguarda, posso dire, i giganti del web che non pagano le tasse o le pagano, diciamo, in posti dove è più conveniente pagarle queste tasse, in Irlanda, in altri paesi offshore, e su questo bisogna intervenire, perché sappiamo che, abbiamo visto anche recentemente, se non ricordo male, Facebook ha contrattato 100 milioni di pagamenti forfettari di tutti i guadagni sui quali non aveva pagato le tasse nel nostro paese. Lo stesso è successo in passato anche con Google, con Amazon, e sappiamo, diciamo, ce lo dicono i magistrati, ce lo dicono i tribunali che hanno indagato in questi anni, che i guadagni sono estremamente significativi ed importanti, tra l'altro di aziende che non creano lavoro, nel senso che sono aziende, sappiamo che, forse appunto con l'eccezione di Amazon, ma aziende che non hanno un impatto dal punto di vista della creazione di posti di lavoro. Noi proponiamo, e cerco di essere molto veloce e di chiudere anche, proponiamo una serie di misure specifiche sulle questioni appunto ambiente, le questioni che riguardano la sostenibilità del nostro paese. Molte proposte sono ovviamente simili e, lavoriamo insieme all'ASVIS. Io personalmente poi ho dato una mano anche nella stesura del rapporto insieme dando una mano, diciamo, alla coalizione, al presidente Giovannini, ma ci sono molte proposte che vanno in quella direzione. Alcune proposte che sono le proposte tradizionali della campagna del Bilanciamoci. Noi pensiamo che questo è un paese dove avrebbe bisogno molto di più di piccole opere che di tante grandi, di poche grandi opere inutili. Piccole opere che significa, come sappiamo, la messa in sicurezza del nostro paese, la manutenzione delle nostre coste, la lotta al dissesto idrogeologico, la messa in sicurezza delle nostre scuole, cioè tutti interventi che sono dei piccoli cantieri ma possono creare subito occasioni per le imprese, possono creare posti di lavoro. Pensiamo che questa sia la scelta, una delle scelte fondamentali che va fatta. E poi pensiamo che bisogna intervenire appunto nel solco di quella che veniva definita nell'intervento della mia preceduta una strategia di decarbonizzazione della nostra economia. E proponiamo intanto che ci sia anche qui una questione di metodo di trasparenza, una rendicontazione, no, rispetto alle scelte economiche, agli investimenti, alle nostre produzioni, che è a costo zero, perché la rendicontazione sì, potrà costare qualche centinaio di migliaia di euro, ma è sostanzialmente a costo zero. Ci deve dare la fotografia di quali sono gli interventi che è necessario fare per intervenire, diciamo, in quella direzione. Tra l'altro, nella scorsa legislatura, grazie anche all'intervento, alla collaborazione di molte associazioni e la spinta della società civile, sono stati inseriti gli indicatori del benessere equo e sostenibile nella legge di bilancio. La legge di bilancio prevede obbligatoriamente che nel DEF e ogni 15 febbraio ci sia una rendicontazione del governo sull'impatto delle politiche rispetto, diciamo, a quegli indicatori di benessere equo e sostenibile, tra cui c'è la questione delle emissioni di CO2. Purtroppo il governo è in ritardo, anche il precedente lo era, è partito, diciamo, con un po' di ritardo, questo lo è. Noi abbiamo chiesto, l'ASVIS ha chiesto che ci fosse una rendicontazione già in legge di bilancio. Tria ci ha detto che non c'era tempo, non è stato possibile farlo, e chiediamo che venga invece fatto nei tempi previsti dalla legge, sicuramente entro il 15 febbraio, come prevede la legge di bilancio. E quindi intervenire in quella direzione significa avere la trasparenza delle scelte, e grazie alla trasparenza la possibilità di intervenire sul cambiamento radicale delle scelte che vengono fatte. Poi proponiamo una serie di interventi specifici. Noi, la parte che hanno curato le due associazioni, WWF e Legambiente, evidenzia, diciamo, come ci sia una critica molto forte, diciamo, nei contenuti della legge e di bilancio sulla questione dei cambiamenti climatici. Noi diciamo che la legge di bilancio non presenta sicuramente dei tratti originali, non ci sono misure di carattere innovativo, ci sono delle scelte che sono molto discutibili, alcune che naturalmente sono da apprezzare, come la proroga dei cosiddetti
diciamo dell'ecobonus e degli incentivi, diciamo, per gli sgravi fiscali, ma non c'è una stabilizzazione di queste misure, quindi c'è una proroga semplicemente per il prossimo anno. Sappiamo che il governo deve presentare un piano nazionale clima energia, e però insomma ancora non abbiamo, diciamo, notizie di questo. E poi proponiamo un'altra serie di misure che riguardano, e proponiamo sei, diciamo, in modo specifico, poi magari andrete a vedere sul sito con calma, chiudo, misure che riguardano appunto la prima, l'ho detto, la rendicontazione dei cambiamenti climatici nelle politiche di investimento, la seconda, interventi per l'autoproduzione da fonti rinnovabili, proponendo propone di cambiare il meccanismo di scambio sul posto dell'energia elettrica, elevando fino a 5 megawatt la possibilità di accedere al meccanismo per gli impianti da fonti rinnovabili e in cogenerazione ad alto rendimento come alternativa agli incentivi. Poi proponiamo, terzo punto, un intervento sulle royalties e i canoni per le trivellazioni offshore, che sono risibili, in alcuni casi sono veramente molto modesti, molto limitati rispetto anche agli altri paesi europei, royalties e canoni che andrebbero utilizzati appunto nella direzione della lotta ai cambiamenti climatici. Quarto punto, proponiamo la promozione e l'installazione di impianti fotovoltaici con accumulo, quindi chiediamo la reintroduzione degli incentivi in conto energia per la sostituzione dei tetti d'amianto con il solare fotovoltaico, come già sono fatti in altri paesi, tra cui la Germania. Vado per titoli perché non ho tempo, diciamo, di approfondire i vari punti. Quinto punto, proponiamo degli strumenti aggiuntivi per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, e quindi proponiamo una serie di interventi specifici, ad esempio di affiancare lo strumento dell'ecobonus, che naturalmente va stabilizzato come ricordavamo prima, la possibilità, diciamo, a singoli o soggetti pubblici di perfezionare accordi con ESCO e istituti di credito per il finanziamento e la gestione di interventi finalizzati al risparmio energetico, rendendo subito operativo il fondo per l'efficienza energetica introdotto col decreto legislativo del 2014. E per quanto riguarda la riqualificazione energetica degli edifici condominiali, si chiede inoltre di puntare su una revisione del meccanismo dei certificati bianchi, e troverete una serie di, diciamo, proposte specifiche che noi abbiamo avanzato. Ultimo, chiediamo che tema, diciamo, di grande attualità soprattutto in Francia, chiediamo di, diciamo, mettere mano alla questione della tassa automobilistica legata alle emissioni di CO2, cioè di, posso dire, intervenire appunto con una misura specifica per legare appunto il pagamento della tassa automobilistica al discorso delle emissioni delle autovetture. Ecco, noi proponiamo, diciamo, queste misure, alcune sono a costo zero, altre hanno, diciamo, dei costi, diciamo, anche significativi, ma appunto se andrete a vedere poi la legge di bilancio nostra, diciamo, che abbiamo portato ieri in Parlamento, troverete come si possa fare, si può fare, cioè queste 101 proposte sono tutte realizzabili, concrete, dettagliate, hanno la caratteristica, posso dire, come fa Sbilanciamoci e come ha fatto Sbilanciamoci in questi anni, la caratteristica di essere messe in pratica da subito. Naturalmente è una questione di scelte, sappiamo che come in tutte le cose, diciamo, puoi spendere 16 miliardi nei prossimi anni per fare gli F-35, o puoi spendere quei soldi con le stesse tecnologie per fare i Canadair o altri aerei che possono essere utilizzati per spegnere gli incendi. Puoi costruire o spendere soldi per gli elicotteri Mangusta, non so come si chiamano, quelli che bombano, o puoi fare, potenziare una cosa di cui il Paese ha estremamente bisogno, che è l'elisoccorso, no? Che è anche un intervento. E quindi puoi fare tante di queste scelte, anche sul terreno appunto dei cambiamenti climatici, che vanno in direzione diversa, con gli stessi soldi o addirittura con meno soldi. Naturalmente bisogna intervenire dentro, diciamo, l'idea di un modello di sviluppo diverso. Noi pensiamo che bisogna uscire dalla crisi in un modo diverso da cui, diciamo, col quale ci si è entrati, quindi cambiando produzioni e consumi, investendo in una direzione radicalmente diversa. Bisogna cambiare il paradigma, ed è questo quello su cui la campagna Sbilanciamoci da 20 anni sta ragionando. In alcuni casi abbiamo avuto risposte, perché nel caso del benessere ecosostenibile sono state
diciamo, insieme a tante altre organizzazioni, sono state accolte le nostre proposte, siamo riusciti a far approvare, ahimè non c'è ancora il decreto attuativo, il sostegno alla finanza etica, e purtroppo ancora non c'è questa misura, diciamo, messa in pratica. Abbiamo fatto approvare un provvedimento per i corpi civili di pace, eccetera, eccetera. Quindi attraverso la mobilitazione della campagna e delle campagne cerchiamo, come so dire, di mettere un po' di olio in un ingranaggio diverso, e io penso che le forze politiche, naturalmente i Verdi sono in prima fila, diciamo, in questa sfida, devono appunto cambiare paradigma. Cambiare paradigma significa investire in un modello di sviluppo diverso. Sbilanciamoci, penso, nel nostro piccolo dimostra che qualcosa si può cominciare a fare. Grazie. Grazie. Ci sono delle brevissime domande? Sì, certo. Ecco, adesso sì. Ah, perfetto. Ok, mi chiamo Clara Axblad, lavoro per l'ambasciata di Svezia, dove mi occupo delle relazioni con le agenzie dell'ONU basate a Roma, la FAO, il WFP e IFAD, però sono qui in qualità personale. Vorrei fare una domanda alla dottoressa Giacomin e un commentario al dottor Affronte, e poi forse una domanda, se c'è tempo, ai tre relatori. E riguardo al... meglio senza, forse? No. Ok. Riguardo all'Italian Climate Network, sarebbe interessante sapere qualcosa sul vostro lavoro e i prossimi passi lì. Riguardo ai SDGs... Forse si deve girare un attimo, ecco, così. Così, ok, parlo con il muro. Ah, anzi, vorrei aggiungere una cosa, vorrei ringraziare tanto di questo evento. Ok, solo il... un po' più positivo, e questo vuol dire tanto in questo contesto. Riguardo all'agenda del sviluppo sostenibile... lei ha fatto un quadro ottimo su quanti sono interconnessi gli obiettivi, però vorrei commentare un attimo sul commentario del legame dell'ambiente con l'uguaglianza e questioni di genere, perché no, solo per aggiungere che il legame tra l'ambiente e la gestione delle risorse alla fine ha un grande impatto sulla questione di uguaglianza di genere. E poi per chiudere l'ultima domanda, che sarebbe forse a tutti, quali aspetti vedete come i più importanti per aumentare il profilo della questione del cambio climatico a livello personale e di comunità in Italia, per parlare più di quello che possiamo fare ognuno, anche per esempio in questione di viaggi aerei, per esempio, che si parla molto in Svezia per adesso dell'impatto che ha. Grazie tante. Sì, allora adesso magari rispondiamo un po'. Per quanto riguarda l'ultima domanda, probabilmente ci saranno molte risposte nella seconda parte del dibattito, perché si parlerà di molte attività che possiamo fare per ridurre il nostro impatto sulla CO2, e quindi magari questa le verrà risposta in maniera più completa da chi seguirà. Intanto invece possiamo rispondere, prego Serena. Sì, proprio in due minuti. Intanto grazie per la domanda e per l'interesse. Italian Climate Network è una
un'associazione Onlus, noi ci occupiamo della lotta al cambiamento climatico in diversi modi. Innanzitutto siamo presenti alle COP, quindi alle conferenze delle parti, e facciamo un bollettino, quindi tutti i giorni pubblichiamo degli articoli nella maniera più oggettiva possibile, che sono diventati poi negli anni anche punto di riferimento per la stampa. Il fatto che comunque diciamo i giovani soci e anche gli esperti partecipano alle COP diciamo con frequenza fa sì che comunque ci sia una capacità di analisi e di approfondimento che sicuramente può arricchire poi quello che viene scritto dalla stampa nazionale riguardo a queste conferenze, a questi incontri internazionali, o perlomeno questo è l'obiettivo che cerchiamo di perseguire tutti gli anni. Finora, insomma, diciamo che qualche traguardo l'abbiamo raggiunto, ma l'impegno che ci sarà sarà sempre verso il miglioramento. Poi c'è il progetto scuole, è un progetto a cui teniamo tantissimo. Noi in pratica, sempre come volontari, siamo presenti nelle scuole d'Italia, copriamo la maggior parte delle regioni portando il tema del cambiamento climatico e del legame tra cambiamento climatico, nutrizione, tra cambiamento climatico e rifiuti, tra cambiamento climatico e energia, laddove è possibile, laddove le scuole si dimostrano interessate, proprio tra i banchi di scuola, tra le scuole medie e superiori soprattutto. E poi facciamo tante altre cose, come la campagna di investment, quindi cerchiamo di sensibilizzare grandi aziende, grandi gruppi di investimento nel tema del disinvestimento dalle fonti fossili, e abbiamo una sezione dedicata a clima e salute, quindi ci occupiamo di tutto quello che quelli che sono gli effetti del cambiamento climatico sulla salute umana. Clima e diritti, quindi ci occupiamo di approfondire, di portare diciamo alla luce di tutti il più possibile tutte le tematiche riguardanti gli effetti dei cambiamenti climatici sulle popolazioni più vulnerabili. Questo diciamo, poi facciamo altre cose, però in generale queste sono le sezioni forse più importanti e più attive, e insomma l'impegno è tanto e c'è anche tanto da fare. Grazie. Grazie a te per questa attività. E adesso parliamo magari appunto, proprio prendendo spunto dall'ultima cosa che ha detto Serena, della questione di genere, quindi come possiamo avvicinare la questione di genere al cambiamento climatico. Prego Luigi Ferrata. Allora, no, intanto grazie per la domanda. In effetti quando facevo riferimento alle questioni di genere, all'uguaglianza di genere, clima, dicevo avevo in mente che in Italia è meno impattante, ma se si guarda sulla scala globale è assolutamente impattante. Cito due dati che possono associare il clima, dare un'idea dell'associazione che esiste tra clima e uguaglianza di genere. Il primo è banalmente la cucina. Non so se penso che tutti sappiano che c'è un problema pazzesco che riguarda il cambiamento climatico, che è quello della cucina, perché gran parte delle persone al mondo per cucinare non accende il gas come facciamo noi, ma principalmente disbosca e quindi con i danni legati al disboscamento e con le emissioni perché brucia, e sono principalmente le donne che vivono questa situazione. E poi in questo modo c'è anche un fortissimo tasso di mortalità perché ci sono un sacco di malattie che sono associate. Quindi da questo punto di vista l'uguaglianza di genere si misura anche da questo. E poi l'altro tema che secondo me è fondamentale è che principalmente ci saranno sempre di più i migranti climatici. Oggi è stato citato, mi sembrava con grande soddisfazione, il fatto che il governo italiano non recepisca il Global Compact sui migranti. Quindi ci si parla di migranti politici, di migranti economici, ma ci sono i migranti climatici, e sappiamo che quando si parla di migrazioni e sfruttamento il tema dell'uguaglianza di genere occupa una parte importante. Grazie. Grazie, volevo solo aggiungere una piccolissima cosa su questa situazione del genere e dei cambiamenti climatici, che con l'aumento della desertificazione, quindi quasi nella maggior parte del mondo sono le donne che si occupano di andare a prendere l'acqua, e dunque essendo l'acqua sempre più difficilmente raggiungibile, questo è un grandissimo problema per la salute
delle donne, soprattutto in Africa, oltre che appunto come diceva Luigi, anche per il diffondersi di alcune malattie che interessano di più le donne. Va bene, adesso possiamo andare avanti. E abbiamo un intervento di Marco Affronte, che ha organizzato questo incontro e che quindi ringraziamo per questo appuntamento. Sì, grazie, buon pomeriggio a tutti. Un intervento molto breve, semplicemente per intanto salutarvi e ringraziarvi per essere qua, perché la sala è piena e questo ci fa piacere. Sappiamo che ci stanno seguendo anche nello streaming. Due o tre parole su questa giornata, sul perché l'abbiamo organizzata e perché organizzata in questo modo e magari non in altri modi che si potevano prevedere, diciamo così. Intanto il tema, ovviamente, il tema è quello dei cambiamenti climatici ed è un tema assolutamente essenziale, e il primo messaggio che deve uscire e che vogliamo che esca da questa giornata è che il cambiamento climatico è un tema che deve essere un tema politico, che deve stare dentro l'agenda politica, al centro della discussione politica, al centro del dibattito politico, cosa che attualmente non è, quantomeno in Italia, magari un po' di più in alcuni altri paesi. E quindi questo è un tentativo intanto di portare al centro del dibattito politico questa tematica, che è la tematica che collegate ne ha anche altre tante, come abbiamo appena sentito, e che in qualche modo devono costruire un discorso, un progetto, una discussione che ci porta nei prossimi mesi di dibattito e nei prossimi mesi anche verso i prossimi appuntamenti elettorali, anche se questa non è una giornata che ha una finalità di propaganda, insomma, elettorale o di obiettivo elettorale, ma è proprio quello del contenuto, di quello che vogliamo raccontare. Quindi il tema del cambiamento climatico, io sono un parlamentare europeo, membro della Commissione Ambiente, membro della Commissione Pesca, e mi occupo tanto di cambiamenti climatici al Parlamento Europeo. Sono l'unico italiano all'interno del gruppo dei Greens e diciamo, ho in qualche modo favorito l'organizzazione di questo evento ed è il motivo per cui vedete insomma i loghi del mio gruppo parlamentare, ma ci tengo a dire che questo è un evento che è stato costruito in maniera collegiale da diverse persone che nei mesi scorsi si sono incontrate molte volte, che hanno chiacchierato, che hanno parlato di politica, che hanno messo al centro dei temi, hanno cercato di capire come in qualche modo appunto portare anche al centro del dibattito tematiche che ci interessano, e siamo stati già da subito, insomma già dall'inizio, dai primi incontri, tutti abbastanza d'accordo sul fatto che si potesse fare quantomeno un evento di contenuti come questo che siamo riusciti ad organizzare oggi, e che questi contenuti dovessero partire proprio con il cambiamento climatico. Io, come ho detto, appunto mi occupo di cambiamenti climatici, una delle tematiche che seguo al Parlamento Europeo. Sono stato membro della delegazione del Parlamento Europeo alla COP21 a Parigi e poi alla COP22 a Marrakech, COP23 a Bonn, e partirò fra una decina di giorni per la Polonia e per la COP24, dove una tematica molto importante è quella di rivedere gli impegni dei singoli stati, quindi gli impegni che i singoli stati si sono presi all'interno dell'accordo di Parigi, perché come è stato mostrato chiaramente nel primo intervento, le politiche che stiamo mettendo in campo, anche quelle più ambiziose, anche quelle che vengono dall'Unione Europea, al momento non ci portano in linea con gli obiettivi che invece sono contenuti dentro l'accordo di Parigi. Dobbiamo fare molto di più e dobbiamo farlo partendo proprio dagli impegni dei singoli stati e poi declinandolo anche sulle varie realtà territoriali, come è stato molto detto molto bene. L'ultima cosa che volevo dire è proprio anche su come è stata costruita questa giornata. Io vengo da un background di tipo scientifico e quindi non ho avuto i dubbi sul fatto che la prima parte di questa giornata dovesse dare prima di tutto un inquadramento che riguardasse proprio la scienza, i dati, quello che ci dicono e quello che è la situazione attuale, cioè la fotografia della situazione basata sui dati scientifici. E guardate che la tematica di prendere delle decisioni di tipo politico, di prendere decisioni che poi si ripercuotono appunto su quelle che sono la produzione di normative, di leggi, di provvedimenti, basandole dove possibile sui dati scientifici, è una tematica di estrema attualità su cui io sbatto la faccia tutti i giorni nel mio lavoro al Parlamento Europeo e che vi assicuro non è assolutamente data per scontata, perché i dati scientifici molte volte o non vengono considerati o vengono stiracchiati da una parte o dall'altra a seconda della convenienza politica per i quali questi dati vogliono essere utilizzati. Quindi non ho avuto dubbi ad avere il primo intervento, che era quello appunto di Epsom Meteo,
con i quali stiamo lavorando, al di là della giornata di oggi. Nel 2019 partirà con loro una serie di iniziative, di 6 incontri che faremo in diverse regioni italiane, declinandole, cioè andremo nelle regioni a raccontare come i cambiamenti climatici incidono e hanno conseguenze sulla regione in cui in quel momento ci troveremo a fare l'incontro. Quindi un inquadramento scientifico e un inquadramento di dati. Il secondo intervento per me è un po' un mio pallino, quello degli SDGs, quindi degli obiettivi di sostenibilità. Credo assolutamente che questi obiettivi di sostenibilità debbano contaminare l'agenda politica, io sarei anche più ambizioso, io cercherei di fare quello che un po' ha cercato di fare Giovannini nel suo libro, cioè costruire un'agenda politica che sia basata sugli obiettivi di sostenibilità, se questo fosse possibile, declinarli in qualche modo in un'agenda di tipo politico. E quindi il motivo per cui ho voluto ASVIS, ho voluto che fosse qui anche per far capire, anche se per molti di voi è già scontato come lo è per me, quanto sono gli incastri fra le varie tematiche, quanto il cambiamento climatico si colleghi a tante altre tematiche, sia come causa sia come conseguenza, e mettendoli tutti insieme per costruire un discorso che è molto più ampio e che non vada per settori stagni. Poi all'ultimo momento, devo dire, si è aggiunto anche Sbilanciamoci, che abbiamo accolto con piacere, perché già ci portava alla seconda parte di questa giornata, che è quella anche di andare verso la proposta. Per questo il titolo è Io penso positivo. La situazione è drammatica, la situazione è terrificante, ma noi dobbiamo pensare positivo e avere delle proposte per cercare di risolvere queste situazioni. Per cui nella seconda parte, alla quale fra pochi secondi vi lascio, abbiamo costruito un po' un pannello di interventi molto brevi che da una parte sono accompagnati da personalità politiche o comunque che rappresentano dei soggetti politici, anche per mandare un segnale in qualche modo che ci sono diversi soggetti politici che insieme hanno l'idea quantomeno che queste tematiche sono importanti e che vanno messe, come ho detto all'inizio, al centro del dibattito politico, e che quindi al di là di quelle che sono le divisioni che possono esserci, comunque c'è forte e chiaro il concetto che dobbiamo avere un piano, un progetto per affrontare queste tematiche che al momento in Italia non sono affrontate né dall'attuale governo, devo dire neanche dai governi precedenti, ma che soprattutto non sono nemmeno state portate nella discussione di tipo politico. Quindi c'è una serie di soggetti politici che hanno contribuito con me a costruire questa giornata e che qui presentano anche invece delle persone che in qualche modo portano un'idea di quello che può essere una soluzione, un'innovazione, un tentativo, un progetto che è andato a buon fine o che si sta cercando di mandare a buon fine, proprio per mandare alla fine il messaggio positivo che ci sono delle iniziative che si possono mettere in piedi, tantissime cose possiamo e dobbiamo fare, ma alcune di queste cose sono partite, si stanno muovendo per fortuna, e quindi possiamo essere in qualche modo, pur in un contesto così preoccupante, positivi e propositivi. La tematica è importante, il convegno è qualcosa che ci mette insieme, che ci consente di discutere di queste tematiche, e vorrei che alla fine approfittaste del fatto che c'è un piccolo buffet, ma non nel buffet in sé, che comunque è chilometro zero, senza plastica, cercato e studiato apposta per una platea come questa, ma lo sfruttaste quel momento per chiacchierare, per fare rete, per continuare a portare avanti il lavoro che è cominciato qui dai relatori, facendolo fra di noi, parlandone fra di noi e costruendo un momento che poi può portare come conseguenza altri momenti come questi. Buon proseguimento di giornata, grazie. Grazie. Grazie, allora io farei così, se siete d'accordo, chiamerei la persona, il politico, e farei presentare a lui, lui stesso, l'idea e la persona che quindi ha portato con sé, così hanno questo tempo che sarà piccolo, perché così almeno poi avremo tempo per confrontarci e per stare un po' insieme. Allora pregherei Angelo Bonelli della Federazione dei Verdi di presentare la persona che ha portato con sé e l'idea. Sì, 5 minuti? 7 minuti. 6 minuti.
No, fatemi parlare così, 6 secondi sono fondamentali. Allora, innanzitutto io ringrazio Marco Affronte, adesso presenterò subito le persone che sono più di una, perché è un'iniziativa estremamente importante, però voglio dire, dare anche, come dire, dare anche un percorso di come noi vediamo questo tema, che per noi è il tema dei temi, è la questione delle questioni. È un tema di sicurezza nazionale, è un tema di sicurezza globale, la lotta ai cambiamenti climatici. Ed è fondamentale costruire quindi un mutamento, lo dicevano che mi ha preceduto, sono rimasto, diciamo, mi è piaciuta molto l'impostazione di questi tre panni che hanno preceduto questa seconda parte. E l'approccio non può che non essere scientifico per chi si candida a governare e a cambiare questi processi. Io sono rimasto veramente meravigliato in maniera negativa da un dibattito di questi giorni, ci ho visto pure Crozza, di dire che non è mai detto, anzi non è detto che chi ha studiato abbia sempre ragione, da qui tutta la parodia di Crozza. Ecco, io direi che invece oggi e domani l'ecologia non può che non partire da chi ha studiato, di dare un contributo forte dal punto di vista delle soluzioni dell'innovazione tecnologica per dare un proprio contributo al cambiamento climatico, non perdere tempo più con soggetti che continuano a negare i cambiamenti climatici. Alcuni giorni fa la Sala del Senato della Repubblica è stata impegnata, poi all'ultimo momento è stata annullato l'incontro per motivi organizzativi, tra l'altro organizzato da due senatori del Movimento 5 Stelle, dando spazio a Battaglia, noto negazionista, per presentare il suo libro, e altri quattro persone, qualcuno pensava mettevano a confronto delle posizioni. Anche ciò, devo dire, lo trovo una perdita di tempo, perché noi dovremmo concentrarci su dare soluzioni e invece no. La sapienza, idem, quello che dovrebbe essere la culla del sapere, uguale. Io penso che in questo momento, e quindi adesso mi accingo a dare la parola, noi ci sentiamo impegnati a costruire un'opzione politica che prima che essere politica deve essere culturale, perché se non c'è un cambiamento di visione culturale nel nostro paese in generale non andiamo da nessuna parte. Quello che è accaduto in Brasile con le elezioni di Bolsonaro dovrebbe farci riflettere. Uno dei primi provvedimenti che ha posto è il tema della privatizzazione dell'Amazzonia e di dare ai grandi proprietari fondiari, anche attraverso processi di sanatoria, anche lì fanno le sanatorie, non solo in Italia, lì fanno le sanatorie sul cosiddetto smatamento della foresta e con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista dei diritti delle popolazioni indigene, di cui noi dovremmo anche occuparci di queste questioni, Trump e così via dicendo. Poi veniamo nel dunque, chi ci ha preceduto ci ha spiegato come questa finanziaria tra l'altro non va nella direzione. Oggi abbiamo appreso proprio dal forum quale energia che il governo non intenderà raggiungere gli obiettivi, anzi starà sotto gli obiettivi dei target per quanto riguarda le energie rinnovabili entro il 2030. Un fatto molto molto grave, che associata insieme a tutta una serie di provvedimenti nella finanziaria, sul decreto fiscale e ahimè sul decreto su Genova, che tra condoni edilizi e fanghi tossici denigna, diciamo, come dal punto di vista ancora prima che politico c'è un problema di deficit forte culturale dal punto di vista di una manovra ecologica. Io penso quindi che sia giunto il momento che il Paese lavori, e noi lavoriamo per una aggregazione ecologista civica importante, possa diventare un punto di riferimento importante nel Paese, che sia centrale nella società, che non abbia l'obiettivo di rifondare la sinistra, ma che abbia l'obiettivo di dialogare con tutta quella parte del Paese che oggi vede questa questione con grande preoccupazione. Io do quindi adesso la parola a una start-up, quindi se prego di venire Umica, che hanno vinto anche un premio che tra poco presenteranno anche al centro di Maccatronica di Rovereto, un centro molto importante nella ricerca dell'innovazione tecnologica, e praticamente hanno questa startup, ma chi sta qui vicino a me lo spiegherà meglio, elaborato una serie di sistemi dal punto di vista della ottimizzazione del risparmio idrico, ad esempio in agricoltura, ma non solo, dal punto di vista anche dal punto di vista della sicurezza della difesa idrogeologica. E quindi sono quelle questioni che ci dicono che se noi non ci alleiamo con coloro i quali fanno ricerca e innovazione tecnologica non andremo lontano, l'esatto opposto da dove è iniziato, cioè vale a dire di colei o colui che dice che non è detto che chi ha studiato ha sempre ragione. Noi la pensiamo esattamente il contrario. Prego.
Buonasera a tutti, vabbè, non vi annoio con una presentazione, quindi parlerò con i minuti rimanenti. Allora, io rappresento Omica, che è una startup, ormai era una startup, visto che sono ormai 5 anni che stiamo vivendo e sviluppando prodotti innovativi per migliorare la sostenibilità ambientale, per affrontare il cambiamento climatico in diversi ambiti. Noi operiamo nell'ambito dell'agricoltura, delle aree naturali, della salvaguardia delle aree naturali e della salvaguardia del territorio. In che modo? Noi crediamo che l'innovazione tecnologica, quindi le nuove tecnologie, siano l'elemento sul quale fondare la nostra risposta come affrontare i cambiamenti climatici. Nuove tecnologie, che vuol dire? Vuol dire l'internet delle cose, cioè la possibilità comunque sia di avere delle tecnologie pervasive che ci permettono di comprendere il più possibile il mondo nel quale viviamo, perché la conoscenza e i dati sono alla base di tutto. Proprio come diceva Angelo, bisogna partire dalla conoscenza e dai dati. Utilizzare tecnologie di monitoraggio satellitare, perché è un problema globale. Quello che affrontiamo qua in Italia può essere affrontato in Brasile o in qualsiasi altra parte del mondo. E perché abbiamo deciso di focalizzarci su questi tre ambiti? Agricoltura, foreste, aree naturali e salvaguardia del territorio. Perché l'agricoltura contribuisce al 10% alla produzione dei gas serra, di CO2, è il primo produttore di metano e di diossido di azoto, altri elementi che contribuiscono al riscaldamento globale, e soprattutto ci dà da mangiare in un mondo in cui aumenteremo di più e dobbiamo essere non solo più efficienti, ma produrre con una qualità migliore, perché se no è inutile produrre cibo di qualità, di scarsa qualità. E su questo abbiamo sviluppato un prodotto che è OFARM, che è appunto indirizzato ad un'agricoltura più efficiente, più sostenibile, che aiuti a ridurre l'utilizzo di risorse, acqua, fertilizzanti, carburante per i trattori che vanno in giro per i campi indicandogli di andare a intervenire solo dove è necessario. E con questo dove siamo arrivati? Siamo arrivati ovviamente a un prodotto a livello commerciale, ma soprattutto per quanto riguarda l'impatto sulla sostenibilità ambientale, alla partecipazione a programmi anche a livello europeo di collaborazione anche con il Brasile. Il Brasile è grande come l'Europa ed è una delle nazioni che contribuisce di più al cambiamento climatico, con effetti di deforestazione e di utilizzo improprio dei suoli. E stiamo realizzando due progetti giù in Brasile. Siamo stati invitati l'anno scorso a partecipare al forum europeo brasiliano sull'economia green, proprio per portare alla luce i nuovi prodotti che possono aiutare come elemento accelerante di questo processo, che è necessario, che sta andando a rilento, ma che è necessario. E, oltre al lato dell'agricoltura, ovviamente ci concentriamo, come ho detto, anche sul lato del monitoraggio e salvaguardia delle aree naturali e delle foreste. Abbiamo presentato il nostro prodotto quest'anno per la prima volta all'evento dell'UNESCO che si è tenuto a Madonna di Campiglio a settembre. Abbiamo vinto un bando con la Regione Trentino, Sviluppo Trentino, stiamo attivando la nostra unità al polo di meccatronica per il monitoraggio delle aree naturali, e quindi anche là, in particolare il parco di Paneveggio e il parco dell'Adamello Brenta. E infine l'ultimo prodotto è quello dedicato alla salvaguardia delle infrastrutture critiche, delle infrastrutture e del territorio, quindi con un monitoraggio sempre con le nuove tecnologie, quindi basato su sensori e su immagini satellitari per l'utilizzo per il monitoraggio appunto di aree critiche, quindi soggette a frana, a dissesto idrogeologico, all'impatto che possono avere sull'ambiente e sul territorio nel quale viviamo, perché poi lo vediamo tutti i giorni gli effetti di un mondo che sta cambiando. E questa è la nostra esperienza e... Grazie, mi rendo conto che è difficile sintetizzare, però bravissimo, grazie. Così magari lasciamo un minutino per una domanda. Quindi a me aveva la curiosità di chiedere appunto come fate a ottimizzare quindi questa agricoltura di precisione con i dati da satellite. Quindi. Esatto, sì, i dati da satellite, da sensori e l'utilizzo di quelle che sono le nuove tecnologie anche di analisi dati, perché come dicevamo prima, ci vogliono dati, ci vogliono conoscenze, ma ci vogliono anche nuove conoscenze. Tecnici. Quindi mettendo a fattor comune tutti questi elementi riusciamo a dare indicazioni all'agricoltore di turno sul come rendere più efficiente. Con una grandissima risoluzione.
risoluzione addirittura. Con una grandissima risoluzione, quindi aiutandolo a intervenire solo dove è necessario. Bellissimo, grazie. Ci sono altre domande? No? Allora andiamo veloci. Allora chiamo Annalisa Corrado, grazie, del Comitato Scientifico di Possibile, ma anche fondatore di Green Italia e collaboratrice del Kyoto Club. E poi tante altre cose, tra cui una cosa che ho trovato, attualmente responsabile tecnico della società Esco a Zero CO2. Anche quello. Sì. Prego. Sì, e poi sono quella alta anche, che però è quella con cui si ricorda meglio tutto. E grazie di averci dato questo spazio, grazie per l'idea come è stata costruita, perché è molto, molto simpatico questo duetto. Io intanto chiamo ad avvicinarsi Anna Giannetti, che è la presidente del Circolo di Legambiente di Terracina e nonché una forza della natura, però buona, non di quelle che abbiamo visto prima. E perché ho invitato Anna? Perché noi ecologisti, in questo periodo che conosciamo bene le questioni che sono state così bene illustrate nell'introduzione, no? E ci scervegliamo quotidianamente per cercare di capire come fare a far capire alle persone che il cambiamento climatico è già qui fra noi e riguarda tutto, riguarda ogni cosa che facciamo nella nostra vita quotidiana, da cosa mangiamo, cosa beviamo, alla sicurezza di quando ci muoviamo e andiamo in macchina. Pensiamo solo a quello che è accaduto sulla Pontina a proposito di Terracina qualche giorno fa, e anche il nostro lavoro, la qualità della nostra vita. Allora, prima abbiamo visto quanto l'Italia sia un punto veramente critico per quanto riguarda i cambiamenti climatici, in particolare per la grande quantità di costa che ha. E proprio sulla costa si manifestano questi eventi climatici estremi che crescono in intensità e crescono moltissimo in frequenza. Allora mi dispiace che Anna sia stata protagonista non solo quindi di un attivismo assolutamente positivo di un territorio che difende le sue peculiarità, ma in questo momento purtroppo anche testimone di che cosa sanno scatenare questi eventi climatici e meteorologici estremi, proprio in testimonianza di questo clima che sta collassando proprio ad una velocità che era inaspettata. Quindi ecco, Anna da una parte ci racconta questa devastazione, magari molto brevemente, però dall'altra ci racconta quanto invece nel suo territorio, anche grazie alla sua capacità di sintetizzare le vocazioni e animare le persone che magari erano un po' lì mezze e mezze, che non erano ben convinte, possa attivarsi positivamente contro il cambiamento climatico e per la bellezza di un territorio, per la salubrità di un territorio e anche per preservare il lavoro e il futuro di quel territorio, perché è così prezioso preservare le caratteristiche anche turistiche di attrazione di un posto. È fondamentale preservare la pesca, per esempio, no? In un posto come Terracina, pesca che è assolutamente messa in crisi dai quantitativi enormi di plastica che sono nelle nostre acque e nei nostri mari e che brevemente, tra poco, supereranno la quantità di vita dentro l'acqua, esatto, che è domani sostanzialmente. Quindi ecco, da una parte che cosa stanno facendo contro la plastica in acqua, cosa stanno facendo sul territorio dal punto di vista della resilienza, cercando di piantare alberi, di ricostruire strutture verdi dopo quello che è accaduto. Quindi da una parte come combattere i cambiamenti climatici faccia veramente fare dei passi avanti per la qualità della vita, per la sicurezza e per il benessere di un territorio. Allora, innanzitutto grazie a tutti e grazie ad Annalisa per questo invito, che ovviamente diciamo mi piace molto e mi soddisfa per tutto il lavoro fatto in questi ultimi 3 anni a Terracina come Circolo Legambiente Locale. Allora io proverei diciamo a parlare prima delle good news, ok? E allora, cosa siamo riusciti a fare? Abbiamo mobilitato sostanzialmente un territorio in tutte le sue dimensioni economiche, lavorative, ma anche scuola, amministrazione pubblica, parchi regionali, per combattere contro il fenomeno della plastica, ma non ci siamo arrivati così a scegliere questo modello. Ci siamo arrivati attraverso un'analisi scientifica di quello che trovavamo in mare e di quello che trovavamo sulle spiagge, quindi attraverso quello che è la peculiarità
di Lega Ambiente, cioè ambientalismo scientifico, partecipando quindi alle campagne di Beach Litter, di Marine Litter, di Goletta Verde. E da lì ci siamo resi conto che il problema della plastica era molto significativo, abbiamo fatto partire una serie di sperimentazioni. Abbiamo costituito una rete territoriale che oggi conta, diciamo, soggetti veramente importanti, dal gestore idrico al gestore dei rifiuti, all'amministrazione, ma anche associazioni di albergatori, consorzi turistici, scuole soprattutto, cooperative dei pescatori. E da lì abbiamo iniziato a fare proprio questa attività di prevenzione, quindi condividendo anche sessioni educative, anche educative proprio sulla spiaggia con i nostri turisti. Terracina, per chi non la conosce, diciamo, è la quinta città turistica del Lazio e quindi è una città estremamente preziosa dal punto di vista anche dell'introito turistico. È una città che ha diverse vocazioni, agricola, appunto, di pesca e di turismo, e quindi rappresenta sostanzialmente un unicum. Da lì siamo partiti anche per una sperimentazione importante nell'ambito del Fishing for Litter, che tra l'altro, appunto, è argomento, diciamo, vedo qui la deputata onorevole Rossella Muroni, anche un argomento di una sua proposta di legge, quindi è importante. Siamo una delle quattro sperimentazioni nazionali. Abbiamo trovato in due mesi di lavoro, diciamo, il primo dato che abbiamo dato circa 1600 kg di rifiuti plastici nelle reti dei nostri pescatori che hanno aderito a questo progetto, e stiamo continuando quindi a diciamo, ad andare avanti. In più, con l'Associazione Chimica Verde non ci occupiamo soltanto di analizzare rifiuti e di categorizzare e di capire l'entità del problema della plastica nei nostri mari, sulle nostre rive e sulle nostre spiagge, ma grazie a Chimica Verde stiamo impiantando a Terracina in realtà un nuovo modo di guardare la sostituzione, quindi introducendo ovviamente green procurement sia a livello pubblico che a livello privato con i consorzi di acquisto dei nostri balneari. E abbiamo fatto dei passi avanti significativi grazie all'Associazione Chimica Verde, qui rappresentata anche adorevolmente dalla Presidente Sofia Mannelli. E questo quindi per quanto riguarda la possibilità di creare una rete e di generare anche, no, consapevolezza all'interno di un territorio da tutti i punti di vista, quindi non soltanto la scuola, sentivo appunto Italian Climate Network parlava di scuole, ma non soltanto la scuola, ma anche proprio tutte le categorie economiche ai vari livelli. E per quanto riguarda invece purtroppo le bad news, nel senso di quello che è successo, allora Terracina, in particolare l'area pontina, voi sapete, è un'area a fortissima diciamo, problematica dal punto di vista del dissesto idrogeologico. I dati ISPRA ci diciamo, danno veramente poco, diciamo, poco da ridere, nel senso che la situazione è molto grave. Il 30% del nostro territorio è soggetto, diciamo, a gravi problemi di dissesto idrogeologico. Abbiamo, diciamo, un problema che è la palude, che ovviamente è stata risolta dalla bonifica, ma non completamente, quindi anche quella è una attività, diciamo, è una problematica importante. E abbiamo migliaia di persone, circa il 10%, Terracina è un paese di circa 50.000 abitanti, il 10% di queste persone sono a rischio di inondazioni, a rischio di frane dovute ovviamente, per esempio, alla frana della Pontina. Quello che è successo però, torniamo all'argomento dell'incontro di oggi, quello che è successo a Terracina il 29 ottobre ha veramente dell'incredibile, è stato un vero e proprio Medicane, quindi un uragano mediterraneo, una massa enorme di aria. Abbiamo ovviamente video e analisi, diciamo, fatte anche sul territorio, una massa enorme di aria calda proveniente dal mare, chiaramente, perché il mare è il problema, la superficie del mare che si è fortemente riscaldata, si è scontrata con un'enorme massa di aria fredda. I venti, due tipologie di venti si sono scontrati e quindi chiaramente ha creato praticamente un fenomeno chiamato downburst, quindi un fenomeno in cui è caduta un'enorme energia che ha di fatto letteralmente fatto scoppiare le case. Abbiamo, diciamo, video in cui le case sono state letteralmente smurate. Quindi il vento è entrato a una velocità tale, con una potenza tale da distruggere gran parte del centro cittadino, sia il centro basso che il centro alto. Ha devastato quindi tutte le alberature e non solo, case private ovviamente e diciamo uffici e scuole. Abbiamo rischiato fortissimamente perché non c'era un'ordinanza di chiusura delle scuole. Quindi noi avevamo affrontato un'allerta arancione quel giorno, il 29 ottobre, senza avere, diciamo, quindi che cosa sta succedendo? Adesso ci stiamo lentamente riprendendo e stiamo avviando un nuovo progetto di
appunto Mosaico Verde, speriamo di attuarlo presto, con una riforestazione di Terracina, ma anche una maggiore consapevolezza del rischio climatico, e quindi facendo anche della pianificazione, come giustamente molti relatori hanno appena detto. Grazie, scusate. Grazie. Se non avete domande procederei e vorrei chiedere a Alessio Pascucci di venire perché so che c'è una certa fretta, grazie, e non so neanche chi porterà sul palco, ma intanto ve lo presento, è il sindaco di Cerveteri e il coordinatore nazionale di Italia in Comune. È ha un dottorato in ricerca di intelligenza artificiale conseguito, vabbè, alla Sapienza, però non so. Lo dico mai, perché sennò mi fanno domande difficili poi. Invece tendo a nasconderla questa informazione. E l'ho subito spifferata. Esatto, è un grande vantaggio non sapere le cose. Allora, intanto buonasera, io sono Alessio Pascucci, sono il coordinatore nazionale Italia in Comune, questo nuovo partito che abbiamo fondato in aprile insieme a tanti altri amministratori d'Italia. Peraltro mi piace portarvi i saluti almeno del nostro presidente, che è Federico Pizzarotti, il sindaco di Parma, e del nostro vicepresidente Damiano Coletta, che è il sindaco di Latina. In realtà io, come avete visto sulla locandina, non avevo un altro nome vicino, io ho portato il sindaco di Cerveteri, perché volevo dare una piccola, un piccolo racconto, non tanto di quello appunto che vediamo a livello nazionale, che è importante, ma di quello che noi vediamo come sindaci all'interno delle nostre comunità, dove siamo convinti che possa ripartire un po' l'Italia e un po' anche l'Europa, cioè ripartire proprio dalle comunità locali, ma dove spesso cadono le responsabilità delle scelte non solo ambientali ma anche economiche che fanno i governi centrali a cascata, arrivando sulle spalle dei sindaci e conseguentemente delle comunità. Peraltro non voglio fare come abbiamo fatto noi quando abbiamo fondato Italia in Comune, la prima fase prima di diventare un partito, noi eravamo un'associazione di amministratori locali che si incontrava per scambiarsi le buone pratiche, che si copiavano a vicenda le soluzioni per i problemi, partendo dal presupposto che dal nord Italia al sud Italia nel 90% dei casi i problemi che hanno le città sono gli stessi, quindi basta copiare da quelli che fanno meglio e questo già funziona. Però ci siamo trasformati ben presto in un gruppo di autoanalisi, cioè noi ci trovavamo sindaci intorno a un tavolo lamentandoci dei nostri problemi, siccome ce n'era sempre uno che stava peggio, uno se ne andava a casa in qualche modo sollevato dal fatto che non fosse casa sua. Perché uno sta peggio? Intanto perché sui sindaci ricadono le responsabilità ambientali di quello che avviene nei territori, spesso senza che i sindaci abbiano gli strumenti per intervenire. Vi faccio un esempio: io, ahimè, da quando faccio il sindaco ho un certo numero di avvisi di garanzia e di rinvio a giudizio sulle mie spalle, anche alcuni decreti penali di condanna, quasi tutti al 99% legati a questioni ambientali. Legate a questioni ambientali, per esempio, che hanno a che fare con i depuratori, che non controlla l'amministrazione, ma spesso controlla il gestore del servizio idrico integrato. O ancora peggio, quando la dico ridono tutti, io sono indagato per una vicenda urbanistica legata a un fatto che è accaduto nella mia città quando non ero nato. Voi ridete perché non siete voi indagati, però effettivamente c'è un problema di responsabilità. Prima, nell'intervento che mi ha preceduto, sentivo parlare delle allerte. Allora, volete sapere che cosa accade settimanalmente? Che i centri regionali di protezione civile mandano sul telefono del sindaco un SMS che avverte dell'allerta, qualunque cosa succede, se c'è un po' di vento, piove. Quindi significa intanto che nessuno di noi ha la percezione di quanto sia grave la cosa o no, perché se mi arriva tutte le settimane uno gli manda uno spam. La seconda cosa è che questo messaggio serve fondamentalmente a fare in maniera che se accade qualcosa andiamo in galera noi e non quelli che hanno mandato il messaggio perché si sono lavati le mani. Allora, sul tema delle responsabilità territoriali, sui temi ambientali, va aperto un tavolo, perché se i sindaci vengono lasciati soli faranno due cose: la prima, a un certo punto prenderanno delle misure precauzionali, c'è un problema, chiudiamo le scuole pure se l'allerta è mezza gialla, così sappiamo che se succede qualcosa non ci mette in galera nessuno e non può funzionare. In secondo luogo, quando individuiamo i problemi non abbiamo gli strumenti per intervenire e la gran parte delle tematiche ambientali ricadono sui nostri territori. Allora, che cosa vorremmo proporre ai governi centrali? Intanto di non fare delle leggi
diciamo, dei principi fantastici che poi non hanno l'equivalente economico. Io lo dico sempre che abbiamo delle meravigliose leggi sull'abbattimento delle barriere architettoniche, ma nel mio comune è pieno di barriere architettoniche, non le abbatterò mai perché nessuno ha mai dato le risorse per farli. Quindi se volete venire a visitare il sindaco, se avete un piccolo problema di deambulazione, neanche una disabilità grave, il sindaco deve venire in strada, se no non lo potete incontrare, perché nel mio ufficio c'è una barriera architettonica enorme, il massimo delle barriere architettoniche per raggiungerlo. Il secondo tema è far sì che, per esempio Rossella mi ha parlato di alcune proposte di legge molto interessanti, far sì che queste leggi possono avere delle ricadute anche immediatamente nelle comunità locali, perché lì si può fare un tipo di intervento. Mi è piaciuto l'intervento che ha fatto Angelo sul tema della competenza. Io credo che se non ricostruiamo a partire dalla competenza non abbiamo nessuna possibilità. Viviamo in un momento storico in cui la realtà e la percezione della realtà sono completamente diverse. Quasi tutti i giorni il nostro primo ministro ombra Salvini ci racconta una storia che è diversa da quella che accade nelle nostre comunità. Il decreto sicurezza è un decreto che non solo non aumenta la sicurezza, ma nelle comunità locali la peggiora, perché creerà, diciamo, dei problemi enormi alle comunità, e questo vale per tutti i temi che andiamo ad affrontare. Io vorrei fare un augurio all'Italia. Qualche giorno fa ho sentito un parlamentare che ha detto: io quando mi sono candidato ero in buona fede, ero davvero convinto che avremmo fermato la TAP, poi ho letto le carte, ho capito che non si può fare, scusate, stavo in buona fede. Ecco, io mi sono immaginato, l'ho detto l'altro giorno dagli amici di Futura, che stessimo su un aereo Roma-New York e dopo un quarto d'ora del volo il pilota dice: ragazzi, io quando sono decollato ero convinto che lo sapevo guidare l'aereo, non mi sono accorto che non è vero, però stavo in buona fede, ero onesto, ma all'atterraggio qualcosa ci inventeremo. Ecco, io vorrei non essere governati da gente che pensava di sapere fare questo mestiere, vorrei essere governato da gente che questo mestiere lo sa fare. E il fatto che nell'ultima campagna elettorale le tematiche ambientali non sono state rilevanti è simbolo dell'arretratezza della nostra classe dirigente. E ne dico l'ultima davvero: non è possibile pensare che in Europa le tematiche verdi hanno un grande successo perché hanno il coraggio di affrontare i temi economici, i temi dell'azienda, e noi nella nostra nazione, che per sua natura deve essere una nazione verde per anche per la sua collocazione geografica, non siamo in grado di trasformare questo nella nostra potenza. Quindi io sono ben felice di essere qui, guardiamo con grande curiosità e grande rispetto il lavoro che i verdi europei stanno facendo, e speriamo di poter essere d'aiuto in un progetto di costruzione di una coalizione non solo civica ma anche ampia, ma soprattutto che riporti questi temi al centro della nostra comunità. Grazie. 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 Dovremmo procedere un po' velocemente, ci sono domande? Non è che uno se ne può andare. Diciamo, quello che intanto allora non ci sono domande. Allora Roberto Della Seta, che è stato il prima coordinatore del Comitato Scientifico e poi Presidente Nazionale di Lega Ambiente. Adesso ci introdurrà lui qualcuno. Sì, buonasera. Io in realtà rappresento qui un piccolo movimento che si chiama Green Italia, che è nato appunto per cercare di contribuire a dare rappresentanza anche politica ai temi ambientali. Io non la faccio lunga dico subito chi è l'ospite a cui ho chiesto di venire qui. È un mio vecchio amico, ma è soprattutto un giornalista che in vita sua ha fatto anche una bella carriera, è stato direttore del TG2, ha smesso di fare il direttore del TG2 invece che farsi assegnare qualche ruolo così, come succede in questi casi, sinecura, ha deciso di cominciare a girare l'Italia come autore e come conduttore di un programma che si chiama Linea Verde Live, che va in onda su Rai 1 il sabato, e che parla moltissimo dei temi di cui noi stiamo oggi ragionando. Siccome io penso che i problemi, i motivi per cui in Italia l'ambiente fino adesso non è entrato a sufficienza, spesso non è entrato affatto nell'agenda politica, nascono sicuramente dalle insufficienze della classe dirigente e da tante colpe di altri, ma nascono anche forse da colpe nostre, di noi ecologisti, che forse in Italia non siamo stati abbastanza bravi a rappresentare questi temi in modo semplice, convincente per le persone. Io credo che uno che di mestiere cerca di comunicarli questi temi e ci riesce bene possa essere utile. Marcello Masi. Sì. Per fortuna oggi fa freddo, siamo al 28 novembre, tutti quanti finalmente ci siamo imbacuccati,
del resto le mezze stagioni non ci sono più. Ebbene, cosa ho fatto? Ho comunicato esattamente il contrario di quello che noi vorremmo comunicare. Ma questa piccola battuta, che va alla memoria, va alla grande Anna Marchesini, una gigantessa del nostro teatro e della nostra televisione, è una battuta che è diventata un tormentone. L'abbiamo fatta, credo, chi di voi non l'ha mai detta, alzi la mano, vorrei che vedete l'ipocrisia in faccia. Eppure, se ci pensiamo, questa è una di quelle comunicazioni che fa dei danni esagerati, perché diventa normale avere le distruzioni di Terracina, diventa normale avere l'inondazione di Cagliari, diventa quasi normale il ponte Morandi a Genova, perché è così, perché il mondo è così, la natura è violenta, la natura è violenta. Altra frase di quelle che a me fanno accapponare non solo la pelle ma anche le ossa. Perché purtroppo, in parte Roberto ha ragione, lo ringrazio innanzitutto di avermi invitato, ringrazio gli organizzatori, devo dire, io sento il bisogno fisico di parlare con delle persone che la pensano come me. Ho il bisogno fisico perché non c'è più spazio, noi siamo invasi da cuccioli, io sono animalista oltre che animale, invasi da cuccioli che ricevono 3 milioni e mezzo di like per una carezza, però non ci rendiamo conto che stiamo andando verso l'estinzione. Cioè, più dell'estinzione, cosa c'è al mondo? Non credo che ci sia nulla. Ma se noi comunichiamo l'estinzione, lo sapete qual è l'effetto? Esattamente il contrario, che andiamo ancora più veloci verso l'estinzione. Vi faccio l'esempio del Mose. Venezia, c'è stata l'acqua alta nell'ultimo mese, una sequenza, non l'acqua alta, la sequenza di acqua alta più importante del secolo. Ma voi avete letto pagine, aperture sui giornali? Avete letto telegiornali che hanno aperto con questa notizia? No. Oggi scopriamo che il Mose è arenato. Il Mose è... No, sto dicendo... Fate il direttore che mi interrompe, il direttore. Non so quanto rompe il direttore. Il Mose, oggi scopriamo che è arenato. Che sono 15 anni che il Mose non funziona. Abbiamo speso non so quanti miliardi. Sinceramente si è persa anche traccia. No, di più, molto di più. Se è molto molto di più, vi assicuro. Io sono andato a vederlo in Mose, io sono andato a vederlo, è bellissimo, inutile. E quante cose che facciamo quotidianamente sono bellissime e inutili. E cosa significa sapere di avere ragione ma non aver capito che avere ragione non è sufficiente oggi? Viviamo in una società talmente complessa che ormai dobbiamo fare i conti con quello che è la realtà. Prima non so quale intervento che mi ha preceduto l'ha detto. Viviamo una realtà e una ipotesi di realtà. E noi siamo affascinati da quell'ipotesi di realtà. Ma la realtà è avere dei figli che non hanno il lavoro. La realtà è avere poco più di 1.000 euro per arrivare a fine mese. E quella realtà che si scontra con le nostre ragioni. Perché nel momento in cui qualcuno ha necessità di avere lavoro, ha la possibilità di averlo, poi il fatto che il mondo finisca 20 anni prima non è molto importante. Noi invece dobbiamo far capire che l'ambiente, l'economia verde, l'economia green è una grande opportunità, non solo per salvarci la vita, per migliorare la nostra vita, per migliorare la nostra qualità della vita, che è fondamentale. Cioè dobbiamo pure tornare ad essere un po' più felici, ragazzi. Cioè non so voi, ma io mi sono veramente rotti i coglioni di vivere in una città tetra, triste, dove non si sorride, dove tutti si incazzano. Ma ci sarà un motivo, perché viviamo tutti male, perché non abbiamo qualcosa da condividere. Condividere significa anche vedere l'Italia, e vi assicuro che l'Italia è qualcosa di molto di più di quello che non riusciamo a percepire stando davanti a un telegiornale. E su questo potrei parlarvi non 5 minuti, 50 giorni. Vi voglio raccontare solamente due esperienze perché sennò già sono fuori. Pianura Padana, il 20% ormai è già deserto agricolo. Cosa significa? Che le colture intensive degli ultimi anni hanno impoverito a tal punto il terreno che praticamente si può paragonare ad un deserto. Bene, c'è un imprenditore privato che ha investito i suoi soldi in 1700 ettari. Cosa ha fatto questo? Per 550 ettari ha piantato alberi, ha piantato 1.800.000 alberi, poi ha creato dei laghetti,
poi ha fatto altre cose di sottobosco, eccetera. Ora quella, diciamo, oasi non solo è diventata attrattiva per tutti gli animali, non solo di passaggio, c'è di tutto, sta vicino Pavia, ma soprattutto ha migliorato la qualità dei terreni circostanti, perché ha creato una biodiversità che era scomparsa. E via, chi ha dato i soldi? L'Europa. Sapevate che l'Europa finanzia chi pianta alberi e non coltiva come quello che pianta il riso? Con la differenza che piantare riso ha dei costi, che sono costi umani, costi economici, costi di gestione e costi anche di inquinamento. Chi pianta alberi non ha costi, cioè ha un costo iniziale e poi non ce l'ha più. Questo cosa significa? Che è un'alternativa, ma se non la conosciamo l'alternativa, chi ce la racconta? Primo, miniera del Sulcis, abbiamo parlato di carbone, un argomento sul quale naturalmente non possiamo essere che tutti d'accordo. Beh, il Sulcis, io sono stato in un pozzo dentro, io soffro di claustrofobia, sono arrivato a 500 metri sotto, è stata una delle esperienze più brutte della mia vita, però andava fatto. Beh, sappiate che il carbone del Sulcis, quello sardo, contiene il 3% di zolfo. Il carbone, diciamo, standard statunitense o australiano ne contiene l'1%, e noi per anni abbiamo sovvenzionato questa miniera perché era una miniera che dava il lavoro negli anni 80, fino agli anni 80, a 1000 persone, cioè praticamente a tutto il territorio. Adesso sono 170 persone impiegate e perdevano il posto perché il 31 dicembre chiude. Beh, sapete cosa fanno là? Grazie ad un accordo internazionale promosso dall'Istituto di Fisica Nazionale, dal CNR, dall'Europa, da Princeton, dall'Università Statunitense, dalla NASA e via dicendo, produrranno argon 40, l'isotopo stabile dell'argon, che è un gas inerte, assolutamente inoffensivo, che non inquina, e che viene utilizzato per le ricerche sulle diagnostiche. Tanto è vero che l'argon sostituirà tutte le ricerche invasive per l'analisi del colon, quelle cose simpatiche che facciamo noi cinquantenni dopo una certa età, che ci mettono. E beh, grazie a questo argon hanno delle apparecchiature che praticamente faranno la stessa analisi senza fare del male. Questo significa che non solo sono stati riimpiegati tutti i 180 operai, cioè i 180 minatori, nessuno verrà licenziato, ne verranno assunti altri 30, perché oltre a mettere in sicurezza il sito dovranno creare questo silos, che pensate alto quanto la Tour Eiffel, che verrà calato sottoterra, perché questo argon non deve essere influenzato dai raggi cosmici. Vabbè, non ne capisco un cazzo, però no. immagino che lo mettono lì perché c'è una ragione. In più, questa ricerca, che è stata ormai finanziata ed è partita, si è portata una ricerca fatta dal CNR di Cagliari e dall'Università di Agricoltura di Cagliari, che permette di lavorare il carbone, quel carbone che era inutilizzabile, che non è che fa distruggere la CO2, l'insegue e la sgozza, un fertilizzante a impatto zero, assolutamente senza nessun tipo di controindicazione. Io l'ho fatto dire 5 volte all'ingegnere che non ci credevo, mi ha spiegato tutto, io non posso ripetere perché non lo so. E verranno assunte altre persone e verrà creato a sua volta un'altra serie di uffici per attirare ricercatori e scienziati. Questo circuito virtuoso è grazie alla innovazione, è grazie all'ambiente, è grazie a una politica green che può diventare un'alternativa alla politica senza prospettiva, senza fantasia, senza oggettivo. Quindi io vi dico che oggi dobbiamo parlare positivo, però dobbiamo anche dirci una cosa fra di noi: il futuro non l'hanno scritto, lo scriviamo noi. Cioè, per questo dobbiamo essere un po' più creativi, dobbiamo essere un po' più ottimisti. Dico questa brutta parola, ricorderà Berlusconi, però quello ci ha vinto 3 elezioni, non si sa come, l'ha vinto solo per questo. E siccome noi abbiamo le carte in mano, ce l'abbiamo noi, non giocarsene è un po' da fessi, e me lo dico pure a me. Grazie. Grazie direttore. Procediamo velocemente perché abbiamo quasi finito il tempo. Allora chiamo per favore Rossella Muroni, deputata eletta a marzo. Va bene? Sì. No? Non vedevo Marco. Vabbè, ci cambiamo. Vogliamo cambiare l'ordine? No, vabbè. Va bene così?
Ok, allora, avevo capito così, errore mio. Allora, Rossella Muroni, appunto deputata di Liberi Uguali, è ex presidente di Lega Ambiente, già presidente di Lega Ambiente, che ci introdurrà la sua ospite e ci presenterà una cosa molto divertente. Sì, in realtà io lascio subito la parola a Noemi, perché penso che valga la pena di parlare un po' più a lungo di questa innovazione, perché secondo me ha la genialità di tenere insieme la soluzione di un problema con la partecipazione dei cittadini. E siccome noi ambientalisti ultimamente veniamo accusati di essere come dire un'elite che non si preoccupa della partecipazione del popolo, credo che invece sia fondamentale far vedere che l'ecologia è invece una forza a servizio dei cittadini e che anzi ha assolutamente bisogno della partecipazione dei cittadini, e credo che questa sia una degli aspetti più innovativi della cultura ecologista. Non si fa politica ecologista se non c'è la partecipazione. Grazie. Noemi De Santis. Grazie. Allora, anche buonasera, grazie a tutti. Anche per alleggerire un po', farò partire un video. La raccolta differenziata ti fa impazzire? Guide, volantini e numeri verdi non bastano a risolvere tutti i tuoi dubbi? Adesso c'è un'app semplice e gratuita. È Junker. Junker riconosce ogni prodotto dal suo codice a barre. Ti indica i materiali di cui è composto e in che bidoni vanno gettati, sempre secondo le regole del comune in cui ti trovi. E se il prodotto non c'è? Basta fotografarlo e mandare la foto. Junker ti risponde in tempo reale con le info richieste e lo aggiunge al suo archivio di oltre 1 milione di prodotti. E se ti sposti per lavoro o vacanza? Nessun problema. Basta geolocalizzarsi per avere le informazioni dell'area in cui ti trovi. Calendari, notifiche, punti di raccolta, news e segnalazioni. In questo modo, differenziare non è più un problema e non si commettono errori. Scarica Junker adesso, è gratis e diventi subito protagonista dell'economia circolare. Allora, avete capito, Junker è quello che noi chiamiamo un assistente personale virtuale per fare bene la raccolta differenziata. Nasce da una scommessa, Rossella lo sa, nasce dal voler capire se informando bene i cittadini, noi cittadini, si poteva in qualche modo mettere un po' di accelerazione o rendere più sereno questo cammino inevitabile verso l'economia circolare. Quindi dall'intuizione iniziale di associare in un database il riconoscimento tramite codice a barre a una serie di informazioni sugli imballaggi che noi abbiamo messo insieme, siamo arrivati a dare un servizio che in questo momento è gratuito in tutta Italia. Morale? In 3 anni, senza neanche un investitore, senza neanche un po' di pubblicità, ben 500 comuni, e non è un caso che riconosco tra i nostri abbonati alcuni dei sindaci presenti, si sono associati al nostro servizio per mettere su Junker non solo queste informazioni che avete visto sugli imballaggi, ma anche le informazioni dei loro territori. Che cosa ne è nato? Ne è nata una piattaforma che noi forniamo a tutta Italia, siamo l'unico sistema nazionale in cui le amministrazioni e i cittadini dialogano e si passano delle comunicazioni in entrambe le direzioni, dall'alto verso il basso e viceversa, su come differenziare. Che cosa intendo con questo? Se un prodotto manca, avete visto, i cittadini possono segnalarlo, ma possono anche segnalare degrado urbano, per esempio rifiuti abbandonati, cassonetti rotti. Vi assicuro che questo funziona. Molti comuni all'inizio non vogliono attivare questa funzione perché temono di essere sommersi da una serie di appunto, non è vero, non ci è capitato neanche un caso di uso di spam o irrispettoso della piattaforma. Gli italiani sono molto riconoscenti e la usano con rispetto e con grande alacrità. Il 10% di questo 1,5 milioni di prodotti che noi riconosciamo, scomponiamo e di cui vi diamo indicazioni è suggerito dagli utenti, da tutti gli italiani, dalla Val d'Aosta alla Sicilia, da Bolzano fino a Cagliari. Che significa?
che l'economia circolare già la stiamo facendo. I nostri utenti attivi sono oltre 500.000 e i comuni che hanno aderito appunto sono 500, quindi sono numeri grandi. Siamo la più grande comunità, il più grande esperimento di economia circolare in atto in Italia in questo momento. Sommate tutte diventano milioni di piccole azioni che piano piano, poca alla volta, spingono verso l'economia circolare. Da qui ci stiamo allargando alle 3R, perché è vero che il rifiuto migliore è quello che non viene prodotto e l'indifferenziato è quello che produce più CO2. Noi abbattiamo la produzione di indifferenziato dicendoti fino all'ultimo prodotto immaginabile, abbiamo anche le zanzare dentro al nostro database, è incredibile, e stiamo aggiungendo le altre R, riciclo e riuso, stiamo aggiungendo anche informazioni sul territorio, intorno, vicino agli utenti, su dove esistono centri per regalare, condividere, riusare, eccetera, eccetera. Quindi l'esperimento continua, andiamo avanti così e partecipate. Grazie. Grazie mille, è un fantastico esempio appunto positivo. E allora procediamo, Marco Furfaro. Grazie. Allora lui è coordinatore nazionale di Futura e ci presenterà il suo ospite. Grazie, grazie mille. Mi prendo pochi secondi solo per dire questo. Condivido solo l'impostazione, ringrazio Marco, Monica, i Verdi europei, i Verdi italiani, per un motivo, perché che credo che lo sforzo che stiamo provando a fare anche oggi con questi esempi e testimonial. Il tema per noi, io penso, non sia semplicemente quello di battersi contro i cambiamenti climatici, ma anche per una questione di consenso e di efficacia, ma associare tutto questo a far capire alle persone che riguarda l'idea di società che abbiamo in testa contrapposta a quella che c'è oggi. Questo è il vero tema per cui uno come me, che magari viene più da una storia di sinistra, si è avvicinato anche all'ecologismo, perché riguarda esattamente il modello di democrazia, riguarda il modello di sviluppo, riguarda il modello del potere. Pensate, voi me lo insegnate, pensate a chi gestisce le risorse energetiche, alla differenza che c'è tra l'utilizzo delle fossili concentrate nelle mani di pochi e l'alto capitale alle rinnovabili distribuite. Riguarda una questione all'ordine del giorno che è su cui si fa tantissima propaganda politica, che è l'immigrazione. Ci sono 66.000 di media al giorno migranti per i cambiamenti climatici, e noi in questo paese stiamo a litigare per 50 sciagurati che stanno poveri al Baobab e vengono sgomberati. E a che fare anche, lo racconto, con la mia rete. La mia rete è una rete femminista, ci tengo a dirlo perché abbiamo fatto un passaggio, e che riguarda anche le politiche di genere, che non sono semplicemente un dato tecnico, ma contrapporsi oggi all'idea di questo mondo e contrapporsi a un'idea che è un modello predatorio fatto a misura di maschio. Le politiche di genere non sono semplicemente un dato tecnico, sono anche uno sguardo sul mondo che riguarda le donne, che io stesso ho imparato grazie a tante donne e nella cultura in cui sono cresciuto non riuscivo a conoscerle. I cambiamenti climatici e l'ecologia per me sono diventati una questione fondamentale anche grazie a un gruppo di studiosi dell'IPCC, e sono, mi vanto, anche se non vuole che lo dica, di conoscere un premio Nobel, perché la persona che vi presenterò è uno degli autori di quel rapporto, un ecologo, uno scienziato, un autore di pubblicazioni e ricerche in questo campo, ed è grazie a lui anche se sono riuscito, come tanti come me, a guardare il punto di vista sull'ecologia non solo come una questione tecnica ma anche come una grande questione politica, Lorenzo Ciccarese. Grazie Marco, io pochi minuti, tenendomi anche in linea con le cose che hai detto Marco, volevo riprendere un documento che è stato citato all'inizio di questo incontro, lo Special Report 1.5 dell'IPCC. Questo rapporto che ogni decisore politico dovrebbe avere sul tavolo e consultare ogni giorno, dice un messaggio molto chiaro e inequivocabile: dobbiamo ridurre le emissioni a zero, almeno zero deve essere il bilancio fra assorbimenti ed emissioni di gas di serra, entro il 2050. Perché questo rapporto ha evidenziato che le stime, le valutazioni fatte in precedenza erano abbastanza conservative, siamo di fronte a dei rischi molto molto gravi. Questo rapporto quindi ci pone di fronte a una scelta, che è quella di accelerare la transizione, la decarbonizzazione, lo sviluppo sostenibile, i cambiamenti climatici integrati con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, oppure subire gli impatti, gli effetti
Questa è una scelta possibile. Quindi l'inazione, accettare i cambiamenti climatici, accettare gli impatti degli eventi estremi, delle inondazioni, delle siccità, dell'aumento dell'intensità, della frequenza, della vastità di questi eventi estremi, lo scioglimento dei ghiacciai, l'acidificazione degli oceani e via dicendo. Non sto a ripetere qui gli impatti conosciuti dei cambiamenti climatici sull'economia, sugli ecosistemi, sulla storia, sulla vita di ogni persona. Quindi lo stesso rapporto ci dice che ci siamo già giocati un grado di questo 1,5 gradi, ce ne rimane altro 0,5 grado, che però stare al di sotto di questo 1,5 gradi di riscaldamento rispetto all'epoca preindustriale, l'invenzione della macchina a vapore, è fondamentale. Lo stesso James Hansen, famoso climatologo del NOAA, che pure aveva criticato profondamente l'accordo di Parigi, dice che comunque è importante stare sotto 1,5 gradi di riscaldamento, perché questo è importante per le generazioni future, per riportare entro l'Olocene questa alterazione del sistema climatico che ci può portare verso territori sconosciuti, no? Così dice anche il rapporto dell'IPCC. E comunque stare sotto 1,5 invece che 2 gradi centigradi significa milioni di disperati in meno, di gente povera all'interno dei paesi ricchi e di gente povera all'interno delle classi sociali dei paesi in via di sviluppo. Quindi significa ridurre di centinaia di milioni il numero dei migranti che migrano a causa dei fatti climatici. Significa anche ridurre i rischi di conflitti, di eventi. C'è un articolo interessantissimo prodotto tra l'altro da alcuni ricercatori della NASA che dice che il conflitto siriano ha le sue radici nel cambiamento climatico, nel fatto che prolungate siccità abbiano ridotto in maniera significativa le produzioni di cereali, il principale alimento di quelle aree, mezzaluna fertile si diceva una volta, che sono migrate a quello dei conflitti che già esistevano, ma sono alla radice del conflitto siriano. Quindi questo rapporto di positivo ci dice che è possibile stare sotto questo 1,5 gradi centigradi, ma c'è bisogno però di un, come si dice adesso, transformational change. Abbiamo bisogno di un cambio radicale nel modo di produrre energia, dei sistemi produttivi industriali, di fare agricoltura. Aveva parte ragione l'intervento che ho sentito dal pubblico, no? Cambiare anche i modi di consumare, i consumi individuali, lavorare sullo spreco alimentare, che come dicono alcuni, se fosse una nazione sarebbe terza dopo Cina e Stati Uniti in termini di emissione di gas di serra. Abbiamo in Italia numerosissimi esempi di successo, dall'agricoltura biologica alle rinnovabili, al recupero di aree degradate, al rifacimento di dune per adattarsi ai cambiamenti climatici. Uno studio del World Resources Institute dice che abbiamo a disposizione 8,5 milioni di ettari per possibili interventi di piccola scala per adattarci ai cambiamenti climatici e per ridurre i rischi di dissesto idrogeologico che portano danni anche economici. Quindi c'è il know-how, abbiamo le competenze, sappiamo come fare, c'è bisogno di un cambio radicale del modo di pensare, di affrontare anche i cambiamenti climatici, perché non è detto che affrontare i cambiamenti climatici porti sempre nella direzione dello sviluppo sostenibile e che queste trasformazioni siano in linea con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, fra cui anche, ha fatto bene Marco a ricordarlo, la dimensione femminile. No? Quindi è necessario tra l'altro che le politiche per i cambiamenti climatici siano integrate, coerenti, con quelle per esempio della difesa della biodiversità, un tema di grandissima portata, forse più grave, perché ha superato ormai ogni limite, secondo appunto gli autori di questo famoso documento sui limiti planetari. Ce ne sono altri, quindi vanno affrontati congiuntamente, integralmente a questi altri fattori. Abbiamo bisogno di uno sviluppo sostenibile con la collaborazione della comunità scientifica, delle imprese. Ha fatto bene qualcuno a dirlo, c'è bisogno della partecipazione di tutti, c'è bisogno soprattutto, e qui vengo al punto, del political will, di una volontà politica forte. Purtroppo i segnali non sono molto incoraggianti. Abbiamo l'esempio degli Stati Uniti, del Brasile, di cui si parla molto, dell'Australia, di cui si parla poco, ma è un altro paese che ha deciso di abbandonare il Paris Agreement. E poi ci sono purtroppo i casi diciamo non esemplari di alcuni paesi che dicono da anni di aver abbracciato il tema, no, della ecological integrity, no, dell'integrità biologica dei cambiamenti climatici, come la Norvegia, la Gran Bretagna, la Germania, l'Italia, che invece si muovono in direzione assolutamente scomposta rispetto alle dichiarazioni che fanno in sede di negoziati internazionali sui cambiamenti climatici. Su questo anche sarebbe opportuno richiamare
insomma, una maggiore, ad una maggiore coerenza anche la Banca Europea per gli investimenti, che finanzia delle opere che rischiano di diventare davvero fossili, rispetto agli avvertimenti, alle indicazioni, ai moniti, alle grida, veramente alle grida di allarme della comunità scientifica. Sulla comunità scientifica, qui chiudo, c'è un tema importante che riguarda quello dell'autonomia e dell'indipendenza. Il Summary for Policy Makers, che è stato pubblicato dello Special Report 1.5, è stato molto dibattuto, molto contrastato dai paesi, dai governi. C'è stato un punto di rottura, che poi fortunatamente è stato ricomposto. Tra l'altro lo Special Report, insomma, minimizza alcuni effetti riguardo anche, no, l'impatto dei cambiamenti climatici sull'immigrazione. E quindi c'è un altro tema. Ho appena finito di leggere un saggio molto interessante di un autore inglese che si chiama Kevin McKay, che parla delle oligarchie che sono capaci di controllare, dalla comunicazione alla ricchezza, al tipo di sviluppo che possiamo, no, che possiamo abbracciare. E queste oligarchie, è inutile nasconderlo, hanno bloccato questa transizione verso i modelli di sviluppo, di produzione, di consumo che tutti quanti noi agogniamo. Quindi dico questo perché la gravità della crisi climatica e della crisi ambientale in generale, mai come in questo periodo, si incrocia, come ha detto anche Marco, no, prima di me, con la questione politica delle scelte. Quindi c'è una questione che riguarda quindi l'ambiente e l'intreccio con la politica, e questo tema è quanto mai timely con le elezioni europee. C'è bisogno di un cambio trasformazionale dei modi di produrre e di consumare, ma c'è anche un modo per cambiare la politica, il modo di fare politica e di farsi rappresentare. Grazie. Grazie. Allora, tutti questi interventi sono interessantissimi, è veramente un peccato interrompervi, scusateci. Allora, mancano solo due interventi e poi c'è il buffet, in modo che possiamo magari un po' parlare anche. Allora, chiamerei per favore sul palco Diego Orlandi, architetto specializzato in efficienza energetica. E vi porto i saluti di Andrea Serra del coordinamento nazionale di DM25, che ha avuto un imprevisto. E appunto DM25 è una forza che si sta formando in tutti i paesi europei contemporaneamente in questo momento, e che vuole dare una terza via rispetto all'austerity che ci hanno imposto in questi anni, ma anche rispetto alla reazione nazionalista che vediamo in questi giorni. DM25 mette al centro del proprio programma una transizione ecologica. Il nostro programma è un programma condiviso, si chiama European Spring, è un programma dove tutte le forze possono partecipare, proporre, e ben venga avere un'evoluzione di questo programma verso delle soluzioni al problema della transizione ecologica. Vorremmo trasformare l'economia europea per costruire una prosperità ecologica condivisa. Cosa significa? Significa avere dei massicci investimenti rispetto alla trasformazione del consumo di energia, quindi ad avere un'energia verde per quanto riguarda i trasporti, per quanto riguarda l'industria, per quanto riguarda l'agricoltura, che ho sentito anche stasera, per quanto riguarda anche gli edifici, campo in cui mi imbatto tutti i giorni per questioni di lavoro. L'UE deve assolutamente rispettare le ultime direttive che sono uscite dagli accordi di Parigi. Bisogna assolutamente abbattere i gas serra di almeno un 65%, bisogna assolutamente abbattere l'energia da fonti fossili e avere almeno un 45% di questa energia, almeno, perché è anche poco, 45%, ma almeno da energia rinnovabile. E soprattutto bisogna ridurre il consumo di energia in generale, quindi quello che dicevamo prima, trasporti, edifici, industrie. Il nostro programma lo potete trovare poi, approfondire su internet, non mi dilungo più di tanto in questa parte, mi autopasso la parola perché ero da solo, e per passare un po' a una parte tecnica e per spiegarvi
che ci sono delle soluzioni, che possono essere attuate delle soluzioni. Non dobbiamo vedere tutto negativo, bisogna accorgersi dei problemi a livello anche scientifico, soprattutto scientifico, quindi chi ha studiato probabilmente può dare il suo contributo, mettiamola così. Meno male. E poi portare queste questioni a livello politico, quindi attuarle, trovare un canale di attuazione di queste questioni, ecco, condivisibile tra forze che hanno lo stesso scopo, quindi è molto importante che poi la spinta scientifica e i risultati trovati vengano poi attuati dalle istituzioni. Un mio professore di master diceva che 30 anni fa, quando lui ha partecipato alla stesura di alcuni programmi sul cambiamento climatico, venivano presi come degli attivisti facinorosi, dei catastrofisti, dicevano: ah, voi ci state proponendo un film americano. Ecco, sono passati 30 anni, le istituzioni si sono mosse, c'è già qualcosa che è stato fatto. Purtroppo le istituzioni si stanno muovendo molto più lentamente del cambiamento climatico. Come abbiamo visto dal primo intervento, stiamo andando sempre più di corsa dal punto di vista della distruzione dello status del clima, mentre le istituzioni, un po' bloccate dalla burocrazia, un po' dagli interessi, sono molto rallentate in questo senso. Vi porto una testimonianza diretta del mio lavoro di tutti i giorni. Io sono un architetto, mi occupo di progettare e costruire case passive, cioè case che non consumano energia, non solo non la consumano, ma a volte ne producono in eccesso. Cosa dire su questo tema? Diciamo così, la casa, l'edificio, ecco, chiamiamolo edificio passivo, è entrato ancora poco nel sentire comune. La parola che è entrata nel sentire comune è quella dell'efficienza energetica degli edifici. Per fortuna 10 anni fa non se ne parlava, adesso se ne parla molto di più. Il problema che vorrei sottoporvi è come stiamo arrivando all'efficienza energetica degli edifici. Quando si parla di efficienza energetica, tutti pensiamo alla classe energetica. La classe energetica è soltanto la fine di un calcolo matematico che poi viene effettuato. Questo calcolo matematico si basa su due variabili fondamentali. Una variabile passiva, che è appunto l'involucro termico, cioè quanto questo edificio riesce a trattenere il calore in inverno e a respingerlo d'estate, e una parte invece puramente attiva, che è quella che riguarda gli impianti. Impianti che possono essere i vecchi impianti a combustibile fossile o i nuovi impianti, pannelli solari, pompe di calore. Ecco, stiamo molto spingendo sulla parte attiva, quindi gli impianti, con un'enorme produzione di impiantistica a discapito della parte passiva dell'edificio, che può essere invece un qualcosa che rimane nel tempo. L'impianto è molto interessante, benissimo i pannelli solari, sono un'ottima fonte di energia, ma deve essere utilizzato in maniera corretta. Se noi non coibentiamo un involucro termico, ma riempiamo il tetto di pannelli solari, raggiungiamo comunque la classe energetica A++ e magari anche qualcosa di più. Al tempo stesso però il pannello solare, per quanto si sia evoluto e sia molto molto produttivo rispetto a prima, dopo 10-15 anni, a patto che si faccia una manutenzione continua, quindi con ulteriori spese da parte dell'amministrazione pubblica, se sono edifici pubblici, deve essere probabilmente sostituito perché non ha più l'efficienza che aveva quando è stato montato. Questo comporta che il costo energetico che noi andiamo a sostenere, diciamo approfondendo solo la parte dell'impiantistica dell'edificio, ci porterà probabilmente ad avere un problema ritardato di nuovi rifiuti che andremo a incontrare tra qualche anno. Al tempo stesso, che mettiamo come pannelli coibenti? Stiamo utilizzando polistireni, derivati del petrolio, stiamo utilizzando rocce, lane minerali, rocce minerali, che sono praticamente i cugini del nostro amato amianto. Ancora non se ne parla, ma ben presto se ne parlerà. Ci sono delle ricerche confermate, no, non posso raccontarti questa storia perché è troppo lunga scientificamente, ma se vuoi ne parliamo più tardi, perché ci sono delle ricerche confermate su questo. Stiamo utilizzando
stiamo utilizzando degli intonaci chimici all'interno dei nostri edifici, dei nostri posti di lavoro, delle nostre case, stiamo utilizzando delle pitture tossiche che respiriamo e che emettono delle sostanze volatili tossiche importanti che fanno male alla nostra salute. Allora, quello che voglio dire adesso, per tornare al macro tema del cambiamento climatico e per chiudere, è che abbiamo bisogno di muoverci adesso, di muoverci tutti insieme, di dare un segnale, perché non c'è più tempo di aspettare, altrimenti non avremo più nulla su cui discutere. Grazie. Grazie. E adesso... Sì, adesso abbiamo quasi finito. Dulcis in fundo. Incauta venenum, direi. Marco Perduca. Grazie. Prego. Io prendo il posto in degnamente di Marco Cappato, ma non ve lo farò rimpiangere, non perché mi sono messo le lenti a contatto blu, ma perché disobbedisco. Io non ho portato nessuno. E se fossi riuscito, avrei portato una demografa e una biologa specializzata in biotecnologie verdi. Gli OGM sono un po' come le mezze stagioni, o la destra o la sinistra, non esistono più. Ci sono le nuove biotecnologie, quelle del genome editing, che sicuramente ci possono aiutare ad andare incontro a trovare piante migliori, che consumano meno, che producono di più, e possono aiutare soprattutto chi non ha tutti i mezzi per poterlo fare. La demografa mi sembrava molto importante, per l'appunto tutte e due stanno a Milano, e quindi un'altra volta... Dov'è Marco, che ci ritroviamo magari a Milano, riusciamo a portarle. La demografia è fondamentale, perché oltre ad avere noi raggiunto il picco per quanto riguarda l'energia, per quanto riguarda il clima, abbiamo da mo' raggiunto il picco della sostenibilità del numero di persone che vivono su questa terra. E quindi donne di qua e donne di là, io non sono femminista solo perché cerco di esserlo politicamente parlando, 25 anni di militanza radicale, di cui 5 passati in Parlamento insieme a Roberto Della Seta, eravamo quasi compagni di banco, seduti in alto a sinistra, ci hanno cercato di mettere al centro non tanto le qualifiche, ma le politiche. Ecco, le politiche che noi stiamo cercando, e con questo concludo perché non c'è più tempo, di portare avanti un minimo di proposta, oltre che di pensiero, anche positivo, anche di pensiero propositivo, è quello di stabilire un contatto sistematico fra scienza e politica. Abbiamo lanciato una piattaforma internazionale che si chiama Science for Democracy, che non vuole introdurre lo scientismo al posto della democrazia liberale, naturalmente, ma che vuole mantenere questo contatto parallelo. Abbiamo iniziato con la scienza è chiara per quanto riguarda il clima, ma non è che non sia chiara quando si parla di piante, quando si parla di diritti riproduttivi, quando si parla di genetica umana, animale, che può essere migliorata. Ecco, occorre sempre mantenere un atteggiamento laico nei confronti della scienza e non fare invece il pick and choose, come invece spesso accade, perché sennò non si va avanti tutti nella stessa direzione. Let us realize that the arc of the moral universe is long, but it tends toward justice. Questo era quando sono stato al mare quest'estate. Sono tornato. L'altra proposta era, e qui lancio la palla a Monica, che assieme a Marco Cappato, per questo sono qui al suo posto, è di iniziare a coordinare quanto più possibile tutti quelli che ritengono elezioni europee o non elezioni europee, che, come è stato detto, Europa e ecologia siano le due colonne sulle quali organizzare una proposta politica. Poi potrà diventare elettorale, lo vedremo. È stata preparata una petizione al Parlamento europeo che parla di CO2, di come l'Unione europea potrebbe recuperare delle risorse facendo pagare chi inquina. Immagino se ne parlerà dopo. Ecco, se si riuscirà a far diventare questo testo una iniziativa dei cittadini europei, e quindi paneuropeizzare questo tipo di atteggiamento, molto probabilmente, ecco qui, torniamo invece dal fiore del fiore, come le ciliegie, le buone idee, una tira l'altra. Grazie, a mo'. Grazie, grazie mille. Adesso abbiamo il video. Let us realize that the arc of the moral universe is long, but it bends toward justice. You adults don't give a damn about my future. Thank you.
E allora adesso vi presento, già la conoscete, Monica Frassoni, co-presidente Verdi Europei, che chiuderà la serata. Grazie mille. Dunque, prima di tutto volevo ringraziarvi per la pazienza e anche per l'attenzione con cui avete seguito questo pomeriggio, questa serata, che è stata un'idea di Marco e Alessandro e di Gianfranco, che hanno, in realtà è un'idea di Gianfranco, poi realizzata da Marco e Alessandro, e poi rimessa tutta insieme da tutti quelli che sono intervenuti. E volevo parlare anche del perché abbiamo concluso con questo breve video che presenta questo strumento, questa piattaforma che noi come Verdi Europei consideriamo uno strumento di campagna e che si chiama Tilt.Green, che abbiamo messo a questo punto perché in quella piattaforma c'è la petizione, che poi speriamo diventerà ICE, sulla Carbon Tax, che è stata presentata da Marco Perduca e che con Marco Cappato abbiamo elaborato, e anche con il gruppo europeo dei Verdi. Tutto questo per dire che il senso di questa iniziativa oggi è quella di collegare la necessità di riflettere e di portare dei contenuti abbastanza precisi, probabilmente complicati e complessi, ma che sono necessari a chiunque voglia prendere in mano in modo deciso la battaglia, che è anche politica, non è solamente culturale, ma è anche politica, lo voglio sottolineare 42 volte, per fare in modo che in Italia e in Europa la battaglia dei cambiamenti climatici diventa il punto cruciale della mobilitazione politica, culturale, eccetera, eccetera, perché da questo dipende il nostro futuro. Vuole questo dire che tutto il resto, libertà, migrazione, integrazione, cultura, divertimento, non conta? Ovviamente no, però noi dobbiamo, come dice appunto il video, spostare l'Europa dalla parte giusta, perché solo così potremo iniziare a spostare tutto il mondo dalla parte giusta per quello che riguarda in particolare i cambiamenti climatici, che sono anche degli strumenti, sono anche delle grandi opportunità, come noi abbiamo sentito oggi attraverso questa formula in cui alcuni amici politici a partire dai Verdi invitano qualcuno che sul terreno fa poi ottiene poi dei risultati positivi. Noi non dobbiamo pensare che questo tema dei cambiamenti climatici, in particolare in materia economica, di lavoro e culturale, rappresenta anche un'enorme opportunità. Ed è proprio tra questi due poli, il pericolo che questo rappresenta, ma anche l'opportunità che il tema dei cambiamenti climatici ci porta, che si misura la nostra responsabilità, perché non possiamo più stare fermi. Moltissimi di noi non sono mai stati fermi, però credo che unendo le forze e anche magari dirigendole verso alcuni appuntamenti elettorali, in particolare le elezioni europee che ci aspettano fra qualche mese, penso che riusciremo a rimettere in marcia il movimento ecologista, non solamente sul terreno dell'associazionismo, ma anche su quello della politica, movimento ecologista che è molto più vasto di quello che probabilmente noi oggi pensiamo. Quindi io veramente vi ringrazio, ringrazio ancora una volta Marco, Alessandro, Gianfranco, che sono stati gli stimoli e i punti, diciamo così, anche di caduta di questa nostra iniziativa. Vi invito a sottoscrivere la piattaforma Tilt.Green, perché è importante che ci sia una partecipazione vasta e anche magari anche a proporre delle campagne diverse, nuove, che possono avere poi un riflesso europeo. E vi invito anche a seguirci nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, ad essere voi stessi centri di mobilitazione ecologista e non solo. Grazie, ciao. Grazie, arrivederci. Allora, buona serata, e soprattutto adesso andiamo al buffet, giusto?